Fortissimamente Roma a tutti. Battuti non sicuramente sul campo, abbiamo visto come sono andate le cose. A proposito, Adalgisa, la cameriera di Totti, ha detto: no, te ne devi andare a te, perché sembra che non abbia tu hai capito, Agnella, con chi ce l'ho. Vabbè. Allora, detto questo qui, devo dire che abbiamo assistito nuovamente a una di quelle pagine che pensavamo non potessero più ritornare. Però siamo stati forse troppo ottimisti, perché questa Roma chiaramente spaventa. E io non ce l'ho, devo dire la verità, neanche con la Juventus. Al di là che hanno una tifoseria che è allucinante, perché insomma tu vedi che questi sono aiutati, che questi se vanno avanti in tante occasioni sono andati avanti perché ci sono stati veramente dei pecoroni, no? C'è stata una classe arbitrale assolutamente inconcepibile. Come fa uno come Rocchi a sbagliare tutto quello che ha sbagliato, come è successo poi in tante altre occasioni quando la Roma contava, quando la Roma era un pericolo. Certo è che vedere quello che è successo anche con vari giornali, vari colleghi, la televisione, che insomma hanno cercato in tutte le maniere di mettere in dubbio tutto quello che era avvenuto. Addirittura ho fatto caso ieri, perché mi sono rivisto nuovamente per la quarta volta la partita, perché sai, Stefano Romita, non mi era concepibile che ad un certo punto la Roma, che ha fatto quella gran partita, che è nelle sue corde, poi possa aver perso per 3-2, no? Tre errori, due rigori regalati, un gol in palese fuorigioco. Ma poi ho visto anche che magari alla fine c'erano 54% di possesso palla della Roma, perché avanti ieri, o ieri, hanno cambiato anche questo, sì, questo parametro, era diventato il contrario, era diventato 54 la Juventus e 46 la Roma. Allora tu ti chiedi, ma a chi fa comodo, a chi giova tutto quello che sta succedendo? Sicuramente, io l'ho detto per la prima volta, adoro questo presidente perché ci ha ridato dignità, ci ha ridato una squadra all'altezza di poter combattere con chiunque anche in Europa, ma quel non essere più attaccato, più vicino, e magari lo è una tattica, io non lo so, però io da giornalista, da appassionato della Roma, avrei voluto il presidente Pallotta, come in altre occasioni, più vicino a quello che era il fare della Roma, il fare di Totti, messo lì allo sbaraglio. Addirittura anche la madre del ragazzo che è rimasto vittima degli incidenti lì per quella partita di Coppa Italia, addirittura ha attaccato Totti anche questa, non lo so. Totti è stato il primo, dopo due ore che era successo il fatto, a fare le condoglianze, a dire come padre e come uomo vi sono vicino. Ecco, poi riceve degli attacchi così gratuiti in quel programma, che a volte mi fa anche molto ridere, tiki-taka. Allora non si capisce se questa signora nel suo dolore ama andare su tutti gli schermi televisivi a dire frescacce adesso, perché poi questa è la realtà. Che c'entra quello che è successo a lei? Noi siamo vicini chiaramente come chiunque quando perde un caro, ma che c'entra Francesco Totti? Dov'è che ha aizzato gli spiriti dicendo ce l'hanno rubata? Ma perché non è così? C'è qualcuno che può mettere in dubbio tutto questo? Io credo che sono avvenute delle nefandezze incredibili. Comunque di queste altro ne parliamo da qui a breve, anche perché abbiamo degli amici che sicuramente sanno quello che devono dire senza mandarmi in galera, perché Stefano Romita! Gino Mancini! Buonasera a tutti! Il fotografo che ha sempre immortalato la Roma, perché le sue foto sono le foto che provengono dal cuore, non quelle che vengono da altre situazioni, che molti viene dal portafoglio, però devono andare dall'altra parte, dal cuore c'è Gino Mancini. Danilo! Con una pletora di ragazzi che sicuramente Danilo D'Alessandro è sicuramente uno di quelli che ormai so anni che si dà da fare per queste situazioni, per cui gli piace allenare, gli piace la lealtà, anche se poi so che hai delle mele marce in squadra, ma quello è un altro discorso, non lo volevo dire ma mi hai costretto. Poi abbiamo lui, e lo avremo, Bruno Ripepi. Poi questo ce l'ho solo io, perché gli altri sono morti tutti. Lamberto Leonardi! Io no, perché siccome ci sono dei coglioncelli che non si rendono conto cosa vuol dire avere uno Stefano Romita, un Gino Mancini,
soprattutto, tu sei arrivato adesso, quindi perdonerai che te scavallo. Ma per chiarità. Avere uno come il signor Lamberto Leonardo. Grazie per il signore. Ma io ti voglio un bene dell'anima, sono 20 anni e tutti che stiamo insieme. Lo vedi che è reciproco? Allora, tu mi dai ragione. Qualche volta. Ecco, vedi perché non andiamo più d'accordo, so anni che c'è così, perché poi non è che è totale, ogni tanto fa così. Ah, no, Eleonora Kim Monti! Buonasera a tutti. Per i vostri messaggi, alle mie spalle, la Francesca Maiocchetti. Buonasera. La nostra Isabella. Poi se volete andiamo in pubblicità, fate un po'. Dici Tancilla, compagna. Piero Mirigliano! Mamma mia! Ne sono inventato, ma chi è che può scrivere una canzone così se non ha un cuore grande? La puoi accennare anche dal vivo? Non ci chiederanno mai, guardate. Se siamo visti solo una mattina. Senti come, sai, ore e ore per fare sto pezzo. Quello che mi ha colpito più di te. Ore. Dalla Roma. Sono stati grandi, stati pochi grandi da bambina. E se sbaglia, ne è più abituato. E per il sorriso fresco che c'hai tu. E te ne sono inventato una canzone. Bravo. L'ho scritta con le rime. E mo te parla chiaro, te non dire mi imbracci. È accompagnato da Mister Garcia col violino. Io. Ah, ma il violino entrava dopo. Io lo presterei 2 ore a cantare perché è troppo bravo. Poi, e poi mica ha fatto soltanto canzoni sulla Roma, ha fatte 2, se le vuole ricordare. Ma perché da solo l'autore. Piace, quella lì è fatta per Napoli. Perché messo questo? No, per la Roma, per Roma. Ha fatto delle cose bellissime. Lo sfrugo. Ricorda tu i titoli. Mi no? Si sta cara. Sì, vabbè, ma a bro, io ho i tempi, sono stretto. Ma che ancora lo famo chiacchierare qui? Sono batta, tre, dai. Grazie Bruno, grazie. C'è il caffè pagato. È vergognoso, vedi, mi mettono in difficoltà. Sono un caffè. Sto pensando a quelli all'altra parte del video. Chissà questi stasera come sono cazzati. Un po' sì, lo ammettiamo, però. La vita va avanti, noi abbiamo una grande Roma. Se c'è una cosa dove non ho timore, dove non ho paura, è il sapere che abbiamo una grande Roma. Al di là che noi che un po' di calcio, lui più di tutti noi, l'ha masticato, vuoi o non vuoi, la partita prima sarà Roma-Chievo, dico bene? Sì. Dico bene, sono corretto? Sei corretto? Sono corretto. Come al caffè? Lei è d'accordo? Io non sono d'accordo. Sei d'accordo? Gino è d'accordo? Sei a Roma. Allora, Roma-Chievo. Sicuramente quella diventa una partita complicata perché vieni dopo essere stato massacrato da non da avversari più forti di te o se vogliamo dire avversari più forti, hanno già un 12 in 13. Quello mi dovrebbe spiegare a me il primo gol, il primo rigore dato, quello di Maicon. Lui non lo fischia. Quello della porta con 2000 persone davanti ha visto il rigore. Io vorrei sapere come cazzo hai fatto. Posso dirti una cosa? No, scusa. Perdona, no, ma me lo domando. No. Voi perdonate ogni tanto un lessico sicuramente da bar, da taverna. Dico, ma come cazzo ha fatto a dire che era rigore? Ma come ha fatto? Io vorrei sapere come ha fatto. Come ha fatto? Ma come ha fatto? Cioè lui sta lì davanti, gli potete giocare questo, 40 metri, 20 giocatori avanti, rigore. Ma il problema è che il fallo non è da rigore. Oltre, tu, ma quello non vuole, quella è la ciliegina. Se sta dentro, fuori, poi prima dalla punizione, capito? Prima dalla punizione, ecco. Poi quello che è le maglie bianconere, perché loro hanno le maglie a strisce con i numeri, ci darà un motivo, no? Sì, certo. Ci hanno le maglie a strisce con i numeri. Ecco, allora, attorniato da questa marea, poi dà il rigore. Guarda, non posso dire niente su Nedved, però non mi far parlare di Nedved. No, poi mi taccio. No. Lo devo dire. Un errore a monte, che pochi credo abbiano visto, giudicato. Qual era? L'errore a monte è di questi due ineffabili personaggi che si chiamano Nicchi e Messina. Tra l'altro, Nicchi era quello che appena entrava in campo Fonseca lo buttava fuori. Tu come fai ad avere un arbitro che ha diretto la finale del campionato del mondo e lo mandi? Hai due squadre che stanno a pari punti, la madre di tutte le partite, mandi Rizzoli ad Empoli e a me mi dai i Rocchi. Ma tu sei perché sei maligno? Non te sopporto più, so 20 anni che sei maligno, mi dici sempre che gli arbitri fanno dei giochetti strani, ma non ci credo, dai.
Io sì. Io pure. Allora, detto questo, andiamo in pubblicità, sei d'accordo Eleonora? Sì, sì, certo. Andiamo in pubblicità e ritorniamo volando. Mi raccomando, non perdete di vista il mio amico Roberto Viappia Nuova 495, perché quello che riesce a fare quel signore, non mi hanno nascosto, là, quel signore là, con i prezzi, senza servono chiavi, sono andato alla decorsa, che è l'unica maniera per prendere quella pensione e farci scappare i soldi per la Cina. Ma perché è terribile, non so come fa. Allora, a parte, poi vi ricordo progetti e costruzioni, andate se dovete fare qualche cosa, perché sicuramente hanno i prezzi più bassi di Roma, e oltretutto se dovete prendere un depuratore dell'acqua, affidatevi a chi vi indico io, perché l'ho provato sulla mia pelle. Due ragazzi straordinari, l'Acqua World di Fabio ed Elena. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Mortacci. Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81. Prodotti ufficiali AS Roma. Gadget, personalizzazione magliette, abbigliamento, rarità, nonché punto di ritrovo per la tifoseria giallorossa. Tutto della Roma dalla A alla Z. Spedizioni in tutta Italia e all'estero. Ricordate, se amate la Roma, non potete mancare da Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81. Marco vi aspetta. Telefono 06 39 74 16 79. Tremate, le streghe sono tornate. Il ristorante Pizzeria Le Streghe vi aspetta tutte le sere con carni argentine, danesi, bisonte americano e manzetto prussiano. Una cucina ricercata con sapori tradizionali, dai primi alle pizze, ai contorni e ai dolci. Giardino esterno e saletta privata. Ristorante Pizzeria Le Streghe, in via Tuscolana 643, telefono 06 76 74 777. Ottica Appia 495. Visita oculistica con medico specializzato a soli 39 euro. Visita optometrica gratuita. Prova gratuita, lenti a contatto. E poi, per 100 lupacchiotti, uno splendido occhiale da sole Ray-Ban Bimbo a soli 30 euro. Ottica Appia 495. Telefono 06 780 32 28. Cerchi un'auto d'occasione? Pippo Auto, via Ardeatina 777. Un vasto parco macchine per scegliere l'auto che cercavi, dalla piccola utilitaria a quella più lussuosa. Pippo Auto, i suoi esperti sapranno consigliarti l'auto più adatta alle tue esigenze. E già, perché la tua nuova auto si trova da Pippo Auto. Problemi di trasporti? Grico, trasporti e traslochi. Moltissime soluzioni e tutte estremamente convenienti. Un esempio? Un camion più due facchini per due ore, soltanto 150 euro. Grico Trasporti e Traslochi, a Roma, in via Appia Nuova 1204. Progetti e costruzioni, Impresa Edile. Esegue riparazioni impianto elettrico, idraulico, termico, fognature. Opere in alluminio, di pittura, murarie, cemento armato, scavi e spostamento terra. Alcuni esempi, ristrutturazione del bagno completo a solo 4.300 euro. Restauro completo di tutto il tuo appartamento per soli 19.000 euro. Inoltre, per spese superiori a 5.000 euro, un ulteriore sconto di 500 euro. Rivolgetevi con fiducia a Progetti e Costruzioni. Conviene. Salve, siamo alla Racing Home di via Tiburtina 852 per dirvi che facciamo materassi per camper, letti e divani letto, analergici, sfoderabili e lavabili, su misura in soli 30 minuti. Li mettiamo sotto vuoto e li carichiamo in macchina, così andiamo anche a risparmiare i soldi del trasporto. Bella idea, vero? Inoltre, abbiamo un servizio di gomma piuma a taglio immediato per imbottire i cuscini dei vostri divani. E non solo. Racing Home. Beato chi ci crede. Un saluto da Paolo Di Fazio. Non dovete, per favore, no. Ma che vuole mandare in galera? Ho detto che Nedevi, non gli dico nulla. No, perché sicuramente quello è embriaco, ancora, capù.
E da quel momento non si è più ripreso. Stiamo parlando di un ex giocatore della Lazio. Un ex giocatore? Quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Ma quel nome lì, che io qua non lo adopero da 30 Guarda, anni. A lui, io sono sicuro perché me l'hanno detto, gli fanno le intramuscolari sulle gote. Punto. E quell'altra la indovina dove? Arriva dopo, arriva dopo. Arriva dopo questa, eh? Arriva dopo. Arriva dopo. Cioè tu per di faccia di culo hai dovuto fare la cosa che hai gote. Ma dai, tu mi hai detto non ti ricordo. È vero, chiedo Egna. Allora, a girare. Stefano Romita. Ma ci ho fatto 2 milioni di cose da dire. Quello che ti pare, parti con qualcuno, Ambarabacci, Ciccocò. Allora. Fortissimamente Roma! Bravo. Ma voi che ne sapete? Cos'è la Roma? Vai. Allora, tanto la scorsa settimana c'era qui Monica Cattaneo, diceva io sono preoccupata, ho messo Mancini, ma sono preoccupata solo degli arbitri. E io dicevo sì, sono preoccupato degli arbitri, ma non la faranno così zozza, pensavo una cosa così ingenuo. Insomma. Noi siamo ingenui. Va bene. A parte che 4 settimane fa ci ha telefonato un imbecille in diretta da Juventus che parlava dei rigori. Come parlate quindi per poco? Benissimo. Come parlate? Ho letto delle lasciamo cose. Lasciamo per. No. Stendiamo uno, dico, 3-4, ma hanno pure scritto. Molto voglio dire. Cioè, non so se ce l'ho qui. Ma abbiamo un cartato pure stavolta, ma ha scritto le cose del genere. Non c'ho il telefono. Ho capito, ma non. Dai, allora, è chiaro che. Ladro! Dopo, ladro! Dopo tanti giorni sta di ladri, non ladri. È una cosa che. Non dico che è passata l'incazzatura, ma è inutile stare a discutere di questo. Ci hanno rubato la partita. Non si è mai vista una cosa del genere. Pensavamo di aver visto tutto. No, non ci sono bastate le registrazioni degli anni passati, si dimenticheranno dei campionati che, insomma, voglio dire, non è che siamo noi che diciamo che c'è qualcosa nelle designazioni, ci sono le registrazioni degli anni passati, purtroppo. Ci sono le telefonate, c'è il campionato 2005 Juve Milan, ci sono le dichiarazioni. Ma tu sei malino, allora non mi interessa questo, ma la spudoratezza di gente di questo mondo, sì, che di fronte a quella roba lì nega l'evidenza, quella dà fastidio. Perché io, se sono un tifoso juventino, è chiaro che sono contento di aver vinto quella partita, la stavo perdendo. Però dai, stavo... la rubata. Dai. Lo sai, poi ci sono quelli che hanno una. Siccome ce ne sono pochi. Lo sai che Travaglio mi sta qua a me. Travaglio ha scritto: mi vergogno di quanto successo, abbiamo rubato una partita. Certo. Questo benissimo. Onestà mentale. Dobbiamo salutare anche la collega Valentina, non mi ricordo. Due, Bibi, della resto. Rai. Della Rai. Sono stati due. Ha rischiato quasi che avevano. Ma hai capito che sono stati due? E quello è. L'altri 998? No, niente. Appunto. Però io mi sono rafforzato nella mia convinzione. Pure io. Quello è noi. Portiamo a casa subito. Portiamo a casa lo scudetto, perché ora basta, più forte anche di questo. Allora, arrivo subito. Poi parleremo poi parleremo delle dichiarazioni fatte, perché la polemica poi c'è stata dopo, eccetera. Vabbè, le dichiarazioni della Roma. Da Sabatini a Totti. Ma te l'ho detto alla Gisa che ha detto? No, la cameriera di Totti. Vabbè, sì, io te l'ho detto. Ma a me la moglie di Cagnetti non me ne frega niente. A me di meno, però non di a nessuno. Lamberto, ti do subito la parola. No. Lamberto, tu che sei andato via schifato, non mi era mai successo, 30 anni che ci conosciamo, Lamberto, a metà della partita, Lamberto Leonardi si è alzato, eravamo lì alle streghe, anzi ringrazio Alberto e tutta la gente. Io veramente non riesco a capire quanto possa essere bravo io, quanto è l'amore per la Roma, che forse questa è la realtà. Ecco qua, guardate, pieno come nuovo di Pasqua, la gente fuori a marciapiede. Ti dico, mi credi Bruno, un'emozione. Che ti dico, Roma, qual è l'ultima partita? Prima abbiamo visto insieme con me la gente, ci saranno state 400-500 persone alle streghe, come non so da anni. E gliel'ho raccontata col cuore, non con la recitazione. No. Adesso faccio l'urletto o non lo faccio. Te voglio mangiare vivo, guardate che spettacolo. Guarda, questo sempre in mezzo, io il cantante. Quanto te voglio bene. Parte quello schermo che ha messo, una cosa fantastica. Ecco lui, a un certo punto, questa è quella buona. Qui è l'1-1, il 2-1, non ti voglio di niente, la beffa. Che abbassiamo poco e facciamo vedere le immagini. Lamberto, la tua. Ma che vuoi che ti dica? Io potrei dire che sei stato schifato, certo, già dico tutto. Beh, ma si possono vedere certe cose, sennò poi dà fastidio, perché
quando è una volta, due volte, tre volte, è un continuo stillicidio vedere Roma Juventus. Sempre così. Per cui dopo uno si stanca e se ne va. Che ha detto Totti, te lo ricordi? No, no. Tra il dubbio e il rigore, sempre il rigore cerco. No, ma loro sono, fatti così. Tu lo sai, però, quello, facile, non no, ma quello che mi dà fastidio è quello che ha detto benissimo. Certo. Perché se l'arbitro, grazie Leo. Se l'arbitro ti fa vincere la partita, perché uno la deve rifiutare, non ho capito io. Però devi essere anche onesto a dire ma non è vero, no, se te lo domando, ma devi dire la verità. Meno stai zitto, addirittura. Ma no, ma poi addirittura che a un certo momento pontifico, dice che loro mi diritavano, sono il meglio di tutti. Per me, te lo ripeto, ma tu l'hai vista? La Roma no, attualmente è la più forte squadra. Tu lo vedrai adesso. Io ne sono convinto dall'altra anno. Con il Bayern, la vedrai il 21. Ne sono convinto dall'altra anno. Ce l'avevamo utilizzato. Allora, io ho visto la loro vergogna quando volevano andare sotto la curva, che ne erano convinti, la loro, di sta mano e gettasse, no, come fanno. No, avevano timore. Ma tu scusa, una cosa. Vai, tocca a te. Ma Totti che va ad esultare, no? Sotto la sua curva viene ammonito. Ma tu sei un imbecille. Poi dice che non devi pensare male. Io non è che penso male, penso malissimo, perché a quel punto non è neanche malafede, è che sei stupido. Sono la convinta. Allora, siccome sei un imbecille, non devi arbitrare. Te sta dando ragione, incredibile. Ma poi c'è un'altra cosa. Qual è? Come posso mettere i giocatori in panchina? In mezzo al pubblico. In mezzo al pubblico. Ma vedi, scudacchiate. Quelli hanno preso scudacchiate. Hanno schermato Strootman per miracolo, voleva andare a fare la cosa. Pure De Rossi. Pure De Rossi. Sì, sì, beh, certo, De Rossi che gli manca la cerpetta. No. Ma Strootman gli ha fatto proprio una cagnotta. Perché se lo voleva mangiare, io volevo abbracciarlo. Se c'era un motivo per dire a questi non puoi non volergli bene, perché questo è realmente un gruppo unito e coeso. Come mai una squadra che gioca con almeno 5 giocatori titolari in meno a Torino e fa la partita che ha fatto e segna la rubano, gli incartano quelle cose. C'è un grandissimo allenatore, però non credo che sia tutto merito della società, perché Garcia è stata la quinta scelta. Anche hanno cercato Mazzarri, no, certo. La quarta, Mazzarri, Allegri, Bielsa. Dio ti ringrazio, scusami, ti ringrazio signore, che Mazzarri lo sei tenuto lì, esatto. Che Allegri ha scelto, grazie signore! No, un gran colpo di fortuna, sì. E poi c'è stata l'abilità ritrovata, perché forse prima si era un po' perduto, di Sabatini, che è stato addirittura fantastico, perché io penso che qualcuno, chiunque passasse a Fiumicino lo comprava. Però l'ho dovuto fermare in un paio di occasioni, no, questo no, almeno lascialo pure all'altro. Però no, io non muoio più a guardare. Voglio anche ricordare, se mi consenti, non è per polemica, anche ricordare che c'è stata una partenza falsa con questa nuova società. Tu prima hai fatto un incipit dicendo grande pallotto, grandissimo, eccetera, esatto. Straordinario. L'hanno saccheggiato, no? Hanno detto che era socio che ha banca. Tre anni fa no. Io mi ricordavo pure tre anni fa. No, per tanti motivi, insomma, che uniscono fattori bancari e societari, eccetera. Ma lui ha comprata tutta, quindi tutti quelli che pensavano una testa di legno. Non mi dimentico, io la parlo da romanista, perché sono felicissimo. Ah sì, che sei romanista, non dimentico che da romanista un anno di sofferenza con 14 acquisti scellerati. Lo vedi dopo che sono scellerati, pure adesso gli potevi dire scellerati, poi a Roma mena e dice sono buoni. E quando un Baldini dice Luis Enrique, vado via prima io che lui, tutti e due, meno male. Però sai, noi non dobbiamo stare a fare i remember errati, anche perché poi tu vedi che Luis Enrique, da noi mandato a quel paese, e dico giustamente perché i risultati non c'erano, poi lo prende il Barcellona e fa l'allenatore del Barcellona, non della Zagarolese, per cui gli errori si possono sempre fare. Un piccolo riassunto, ma serve. La memoria ci deve essere, sono rincoglionito, viva quell'altro, però avrei gradito una presa di posizione da parte di Pallotta diversa, perché nei confronti di questa situazione che è avvenuta, certo, io capisco che a livello federale finisco il mio concetto, sì. Capisco che a livello federale siano uniti Juventus e Roma, no? Quelli sono altre situazioni. Una puntina di veleno la poteva anche dare, perché noi qui, lui stava in America. Anche Baldissoni poteva darla, se vogliamo, no? Sono 30 anni che soffriamo, no? Baldissoni, secondo me, lasciamo stare, no comment, no? Perché Totti, ecco, il vero capitano, Totti, Sabatini, ha detto delle cose. Però
non deve essere un giocatore ad esporsi a questo punto, perché Rivera, li ricordavo prima Romita, no? Ce lo ricordi anche tu, e Romita Rivera nel 67, per aver detto le stesse cose di Totti, fu squalificato 3 mesi. Sì, adesso vediamo cosa faranno a Totti, no? Perché io voglio capire se ci avranno soltanto coraggio di squalificare Totti. Per me hanno coraggio di fare tutto, se è per questo, sì, però sì, devo dirti la verità, Bru. Io credo che, perché noi non dobbiamo entrare anche in quella che non è una nostra mentalità, e magari è solo una scusa, intendimi, perché io non ho la certezza di niente. A me sarebbe piaciuto una difesa più accorata nei confronti di un giocatore straordinario che sta facendo la storia della storia. Lui è la storia della storia. Allora, sentiste battute da 4 sordi come quella del Buffon, noi facciamo la strada, gli altri ci hanno le scuse. Ma ha detto bene Romita prima. Lo so, tante cose sono dette bene. Perché che dice a Totti non ha mai giocato. Lui ha giocato con una squadra di provincia, la ne sa, dove lui e con la Lazio. Ma quindi se già ci sono, sei tarato. Se c'è un presidente, quello del Real Madrid, un presidente come quello del Real Madrid, che nelle sue memorie scrive: l'unica cosa che mi ha addolorato nella mia carriera di presidente è il fatto di non aver potuto portare uno come Francesco Totti a Madrid, perché lui ha scelto la Roma. È vero, quindi bravo, che questa gente qua, ma che ci devono insegnare? E poi un giocatore che ancora si fa i mesci a 40 anni. Ma quelle me li faccio pure io, che vuol dire? Che c'hai con me? A 38 me li faccio. Vabbè. Non voglio i capelli bianchi, lui ce l'hai un po' biondi dietro però. Biondi? Sì, dall'altra parte. È rimasto biondo tutto dietro? Biondo, sì, giuro. Sì, è vero, è biondo. Non mi dà l'idea, che vado in tentazione. Te tengo per ultimo. Danilo? Ma ha tolto le parole dalla bocca a Bruno, volevo dire quello. Io pensavo che sarebbe più conservata la figura di Totti, in quanto è stata messa alla merce di tutti questi italiani, italiani, o presunti tifosi della Juve, o a parte non ho sentito tutte quante le televisioni, me le sono viste tutte, sì. Ho telefonato a te, sei imbriacato, a Canale 21 pure, dico pure dove ho telefonato, non so chi è Canale 21, quindi è di Torino, Antonio, so. Mi sono ammazzato ma non mi hanno risposto, perché chiaramente vede Totti massacrato così, e come diceva Bruno, protetto solo da Sabatini. Totti è immassacrabile, cioè, allora ha parlato la moglie d'Agnelli, ha parlato faccia spinta, ma Emma tu dici, non lo so come si chiama, ma Emma, se sposava Andrea, ma chi era? Non era nessuno. A me mostra di c'è Adalgisa che è incazzata nera, questa parla, a me non mi chiedono tu niente, viaggio, dai, scusa, ma perché la cameriera di Totti può parlare? La cameriera? De Totti, Adalgisa, ma chi è? Ha risposto, ha detto Emma, scusa, vai via tu, vabbè, si può parlare pure del cameriere Nedved della famiglia Agnelli, no? Oh, scusa, però ti voglio dire una cosa, tu mi hai dato il viatico per poter dire anche delle parolacce, no? No, io ho detto, dico io parolacce, io una la devo dire, piccoletta, perché una volta era la vecchia signora, adesso è una vecchia puttana. Allora, io sono rimasto male, io ero rimasto a qualche cosa di più fine, a me mi era sempre piaciuto, devo dire la verità, Giulietta è una zoccola, potevi usare zoccola pure in questo caso. Devo sentire sì, lui e poi appunto di volo dire appunto sì. Che pensavo che fosse stato più protetto, invece sinceramente è stato messo alla merce, un giocatore che dopo Antonio, vabbè, è finita la partita, ha cominciato a parlare a moglie ci hanno provato. Hanno parlato tutti, Antonio. Sì. Il terzo giorno Pallotta ha detto che dovevamo stare più calmi e ieri Pallotta ha detto che forse era stato fraintesa la cosa. Adesso frainteso o non frainteso, io sono il presidente, non può mettere sempre la faccia allo stesso giocatore. Sì, vabbè, perché già sappiamo come da 30 anni. Succede da 30 anni. Cioè, sempre lui mette la faccia. Allora, perdonatemi, siccome qui non è che per salvare uno che per me è un fratello, io l'ho visto nascere e crescere, Francesco Totti, l'ho visto nascere e crescere. Può essere figlio, quando ancora non era, quando ancora non era Totti, che è un'altra cosa. Figlio, può essere pure mio nipote. Io meno e meno forte. Allora, stavo dicendo, Danilo, che al di là di questo, Totti si difende da solo, non ha bisogno delle cazzate di nessuno, nelle tue, nelle mie, nelle sue. Totti e Totti no, niente, non lo può scalfire nulla. Io non devo fare la difesa di Totti, faccio la difesa del presidente della Roma Pallotta, solo il pensiero. Lui viene da un mondo che non è il nostro, è un grande sportivo, non ci piove, probabilmente da loro si usa fare in questa maniera, ma ciò non toglie che se li può trambare, sì, li tramba, sì. Secondo me, perché Pallotta rimane un grande presidente, quello che parte. Vai, sì. Stimo molto Pallotta, sì. Lo giuro. Certo, Pallotta sono attuale, convinto. Come se vanno a stimare uno che ti ha levato dalla merda, però, e ha pagato i buffi, non appartiene più a una banca, però, e stai in Champions League? Come fai? Però quando lui in America era nel basket, ha reagito contro un arbitro in una maniera pazzesca, no?
non devi fare. E lì è servito anche l'Italia, no. Però ti ho detto, no, lo stimo molto, io sono molto sincero, prima no, l'ho premesso, sì. Adesso sì, perché ho risultati e sono della Roma. Come al solito, i risultati amiamo però tutti. Un pizzichetto in più, così di cattiveria è. L'avrei dato. Secondo me è, però magari l'abitudine che hanno loro di rapportarsi all'Iro Sportivo, anche se tu ricordi che invece è stato anche in qualche occasione molto incazzoso e demonico, però ciò non toglie che noi dobbiamo pensare che quello non è un cretino, su questo non ci piove, ed è quindi... Capitano, sei di Fernando, non c'ha bisogno di uno che dice no, è bravo, lo sappiamo noi. Parlo che lui è la leggenda delle leggende, Francesco Totti. È a meno Mancini. 9 da 300 gol. E ci arriverà. Gino? Io intanto volevo dire che il Presidente, la seconda volta che ha parlato, ha detto cerchiamo di darci una calmata, non ce l'ho con Totti. Certo, perché diciamo che tutti. No, no, hai fatto bene a specificare. No, vabbè, hai fatto bene, lo dico perché poi l'hanno detto voi due, io tanto ce l'ho dico. Hai fatto allora, bene, guarda me. Che il Presidente doveva fare una caciarata che non finiva mai no, per fare cosa? No. No, caciarata no. Io sono sicuro che lui ha fatto quello che doveva fare. Ma voi siete sicuri che quel messaggio che ha mandato l'abbia scritto lui? E De Sana abbia scritto. Sono le altre chiacchiere delle altre cose. No, sono chiacchiere delle altre che non sanno un cazzo. E due. Guardi, lei questa sera... Me devo andare in scuola. Lei sta esagerando. Puoi ritornare. Allora, siccome la realtà, che qua parliamo di sentito di... Posso parlare della partita? Lasciamo perdere adesso il discorso del Presidente. Pensavo che c'era Rocky, più. No, Rocky, ma... Sì, ti è piaciuto. Ma sconvolto il momento che stava fischiando la fine del primo tempo, ha guardato l'orologio, ha portato il fischietto in bocca, dopo. Ha visto che ha scattato sulla destra e ha ritirato giù il fischietto. Non ho dubbi. La partita era finita al primo tempo. La mugra era finita. Io e lui eravamo braccia belli. Quando fischia questo? Non dire, questo è quello che succede. E poi quello lì che il quarto uomo, l'ottavo uomo, il dodicesimo dai spalle riesce no, quello a ci dovrebbe far capire no, come proprio. Ha fatto. No, tu vedi la convivenza no, proprio qui. Non lo so. Stefano Romita. No. Non sono d'accordo sul discorso del Presidente. Vi spiego perché, secondo me. Non sono d'accordo sul fatto di dire non bisogna lasciare, è stato lasciato solo un giocatore. Secondo me no. Allora, intanto ha parlato Francesco Totti, sì. Che è la Roma. Non è, ci piove. È la Roma da sempre e lo sarà. E la radice quadrata. Allora, Totti ha detto il minimo. Indispensabile. Il minimo indispensabile. Sono d'accordo con te. E per me Pallotta ha detto il massimo. In mezzo che cosa c'è? Un Garcia buttato fuori, va bene? Che anche lui, quando alla fine dice non voglio che certi giocatori si facciano giustizia da soli perché poi rimaniamo... perché non esiste, non ha senso. Io capisco che... Capisci? Voglio dire, quello di fanfarlo che ti può spezzare le gambe, quell'altro gli dà una spallata... Quello che dà la spallata se becca... Ma Novas, ti voglio bene, mamma mia! Se becca due giornate sì. E quell'altro. E quell'altro una. Sì, ma Novas è fenomenale. Questo è purtroppo, è, diciamo, l'arbitraggio della Juventus è come vecchio il Fernet Branca per l'alcolizzato. Sì, sì. Va bene, gli lasci un bicchierino lì e so fottuti. Sì. Anche se so vengono tre mesi che non bevono un goccio, non ce la fanno. Non c'è. È più forte di loro. È più forte di loro, se lo pigliano. Eppure io l'ho mandati pure. Ed è questo è, diciamo, non è la condizione. Totaro, la prossima. Ti avevo detto che la Ballantyne fa stare qui vicino a blu. Per quanto riguarda Pallotta c'ha uno stadio da portare a termine, un sì. Campionato da portare a casa, una Champions League. Va sì. Bene? Pallotta. Da recuperare, quantomeno da recuperare. Allora, Pallotta che cosa ha fatto in questi tre anni? Non sono d'accordo con lui. Il primo anno di acclimatamento. C'è appena arrivato. Clima. No, poi non, appeso, non è che hanno appeso, di acclimatamento. Esatto. Gli hanno detto di ambientamento. Perché acclimatamento gli hanno detto Righe, poi gli hanno detto Zeman. Cioè, lui si è fatto un po' pilotare mentre aveva messo, almeno all'inizio, altra gente nella Roma. Poi piano piano vedeva, sistemava le cose, eccetera. Adesso siamo, diciamo, a regime. Perché pure dietro comanda adesso. Pallotta. Pallotta non è che ha detto state buoni, non vagitate. Certo che e no. Cioè, ha detto semplicemente...
un'altra cosa, ha detto vi dovete abituare alla Roma, a questi scontri Roma-Juventus, perché da qui ci saranno, non che non c'erano prima, perché noi ci veniamo da 30 anni. Lui in qualche maniera l'ha santificato, allora, no, nella continuità. Non possiamo aspettarci il Sensi che dice vaffanculo, perché certo Sensi no. Era romano. Va bene? Siamo d'accordissimo. È già fatto. Io che ho detto, certo, ha fatto benissimo a farlo. Devo dire. Ma certo che ha fatto benissimo. Ma fatto, un'altra bene. Presidenza. No, un'altra perché tu presidenza. Ti ricordi i calci nel culo del presidente. È una presidenza a cui io naturalmente faccio sempre tanto di cappello tutte le sere, tutte le mattine, perché mi ha dato uno scudetto, si è svenato, mi ha portato il giocatore. Che... Scude, benissimo, bravo. Però era una roba da... Boldi Christian De Sica, non so come dire, film, cioè è romano dentro e dice le cose. Poi c'è Viola che aveva uno spirito molto particolare, cinico, acuto, diceva la battutina come a la Sarzana, faceva, la faceva te la ricordi, Gianni Agnelli. Te la ricordi il fatto del centimetro? Esatto. E del righello, scusa. Esatto. Fra Agnelli, che cosa sono colpi di Fioretto? Questo non vuole dare colpi di Fioretto. Vedrai che sarà molto... più attento. Ti ringrazio sempre di leggermi. Ti ringrazio sempre di leggermi. Allora io devo fare, sì, devo. Dopodiché non si può difendere Rocchi, non è che Sabatini mi deve dire a fine partita la UEFA l'ha squalificato, che Rocchi è uno degli arbitri più cioè loro piaceva Rocchi, a noi Rocchi non ci è mai dispiaciuto, è un arbitro, era stupito di questo arbitraggio di Rocchi. Io invece non sono stupito, non sono affatto stupito. Se c'è un biscotto non puoi essere stupito. Ma perché, scusa, cioè, adesso ti prego Bruno, c'era, poi rientriamo adesso. Sì. Orsato, sì. Tagliaventi, sì, cioè, sì, no, c'era Rizzoli. No, Rizzoli. Te l'ho detto prima. Che c'era? C'era l'Empoli. Come hai detto te, la partita più importante. Ma qualsiasi era. C'era Lobello, c'era Collina. Però ricordo che Lobello secondo me era Tagliaventi in Parigi. Esatto. Hai capito? Cioè, pare a voi, sì. Qualunque arbitro, questo esso sia, che ha un nome e fa gli errori che ha fatto Rocchi, sarebbe stato uguale. Se veniva, per modo dire, Rizzoli e faceva gli stessi errori di questo, io ho detto se. Allora che vogliamo dire? Certo, che uno è corruttibile da poco. Intanto mi mandi il migliore, io parto l'idea. Come un giocatore in campo si rende conto se ha fatto una prestazione di merda, no? Sì. Che lo ma sa, è brutta, no? Anche l'arbitro se ne rende benissimo. Se c'è un arbitro intelligente sul 2-2 a 3 minuti dalla fine, qualunque gol tu possa segnare, lo fischia e dice e lo annulla. Perché tu finiva 2-2, non stavamo parlando di questo, stavamo parlando di un'altra cosa. Sì, dicevamo, ci hanno imbrogliato. Il grande arbitro ci hanno rubato il pareggio. Il grande arbitro la faceva finire. Io mi rendo infatti concetto non bene. Io devo la pubblicità, scusa. Anche perché stai dicendo un sacco di cazzate. Ma secondo te 40 secondi, scusami, da tempo scaduto, no? Dico, ma se c'è l'Empoli da dirigere, porca miseria, lo vuoi capire o no? C'ha ragione pure, che dobbiamo ma fare? C'è l'Empoli, ma detto te pare a te che quello leva Rizzoli dall'Empoli quando fa Austerio. Io quando sei ingenuo tu, dai, non te posso capire. Due sms andiamo in pubblicità, se sono arrivati tantissimi, meno male, vai. Pieno. Dai. Buonasera Antonio e sì. A voi tutti. Sono Claudio da Pomezia. Senza ripetere i particolari dell'ennesimo furto subito dalla Roma, volevo dire che io sto con il capitano e condivido tutto ciò che dice e che ha sempre detto e rappresenta tutto il popolo giallorosso. Ok, no, però cerchiamo di leggere quelli più corti, se ci fanno i romanzi ne avamo più. Ancora uno va corto. Totti non si discute, si ama. Oh, Serena da Pontinia. Ma che sei mito, cazzo Roma? Un mito. Ma chi è che lo discute? Te. Ma di è il numero uno, cioè, numero uno. Non a caso non ha parlato nessuno allo stesso livello. No, però posso dire, perché rispetto a quello che ha detto Totti, dove uno allo stesso livello, doveva intervenire Pirlo, che ha fatto quattro. Voi non vi arrabbiate. Gli ha fatto quel fallo del cazzo. Ci sono i bambini piccoli, un attimo. Tappa le orecchie, tappa le orecchie. Ma se un coglione come. Dai. Me quando c'è voce parla di sciacquarsi la bocca, ma stiamo parlando di un giocatore ruccolo, sciacquarsi la bocca,
Allora, ma dico, ma voi vi rendete conto che un coglione come questo ha detto ma voi dovete sciacquare un'altra cosa? Tu dici? Vabbè, non lo voglio dire. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. Vi ricordo progetti e costruzioni. Vi ricordo l'amico Maurizio Frezza, che speriamo la prossima settimana sia qui. E vi ricordo ancora Marco di Punto Roma, via Angelo Emo 81. Quello che riesce a fare Marco con i prezzi, la qualità, la. Il sorriso, la romanità che trovate da Marco a via Angelo Emo 81 è qualcosa di magico. Andate a trovarlo, ne guadagnate di saccoccia, ma soprattutto ve fate proprio un tuffo dentro la Roma. Vicino detto casa, questo, via 81, dove vai sempre tu? Mettila. Lui è un astilo, devo dire la verità, che Marco dice, meno male che è arrivato Ripepi, che sono arrivati i sordi. No, bravo, perché devo dice, oh, non mi toccatemi tutto meno che Ripepi. Io gli dico, c'hai ragione. E ho detto io. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo volando. Che c'è canti dopo? Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81. Prodotti ufficiali AS Roma, gadget, personalizzazione magliette, abbigliamento, rarità, nonché punto di ritrovo per la tifoseria giallorossa, tutto della Roma dalla A alla Z, spedizioni in tutta Italia e all'estero. Ricordate, se amate la Roma, non potete mancare da Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81, Marco vi aspetta, telefono 06 39 74 16 79. Tremate, le streghe sono tornate. Il ristorante Pizzeria Le Streghe vi aspetta tutte le sere con carni argentine, danesi, bisonte americano e manzetto prussiano. Una cucina ricercata con sapori tradizionali, dai primi alle pizze, ai contorni e ai dolci. Giardino esterno e saletta privata. Ristorante Pizzeria Le Streghe, in via Tuscolana 643. Telefono 06 76 74 777. Ottica Appia 495. Visita oculistica con medico specializzato a soli 39 euro. Visita optometrica gratuita. Prova gratuita, lenti a contatto. E poi, per 100 lupacchiotti, uno splendido occhiale da sole Ray-Ban Bimbo a soli 30 euro. Ottica Appia 495. Telefono 06 780 32 28. Progetti e costruzioni Impresa Edile. Esegue riparazioni impianto elettrico, idraulico, termico, fognature, opere in alluminio, di pittura, murarie, cemento armato, scavi e spostamento terra. Alcuni esempi, ristrutturazione del bagno completo a solo 4.300 euro. Restauro completo di tutto il tuo appartamento per soli 19.000 euro. Inoltre, per spese superiori a 5.000 euro, un ulteriore sconto di 500 euro. Rivolgetevi con fiducia a Progetti e Costruzioni. Conviene. Cerchi un'auto d'occasione? Pippo Auto, via Ardeatina 777. Un vasto parco macchine per scegliere l'auto che cercavi, dalla piccola utilitaria a quella più lussuosa. Pippo Auto, i suoi esperti sapranno consigliarti l'auto più adatta alle tue esigenze. E già perché la tua nuova auto si trova da Pippo Auto. King Sushi Wok. Risto buffet di cucina cinese, giapponese, thailandese, brasiliana e italiana. Quantità illimitata, possibilità di menù fisso a pranzo e cena. King Sushi Wok, via Bernardino Alimena 82, www.kingsushiwok.it. Io mi scuso, mi scuso per la violenza che sto per proporre a sti ragazzetti. Dani, scusami, scusatemi. Una tragedia. Scusatemi. Questa ma la cacci fuori la prossima. E vai. Che canti, Dani? Una delle pagine più belle della canzone. Fammo di a me, no, che canti? No, una canzone mensa romana che c'ha tre titoli.
Erbarcarò. No, secondo me è a tocchi Casetta dei Trastevere. La campana suona. Tuo biondo, quale canti? Questa, a tocchi la campana suona. Il canto non del è più carcerato. Il canto del carcerato. Come te posso amare? C'ha tre titoli, ognuno si prende il titolo suo. Come te posso amare? Esatto. Esco da sti cancelli. Tu te prendi il carcerato, va bene? La carcerata tutta al più me pio io. Dai, vabbè, fai quello che te pare, su, io non posso parlare con te io. Manco con lui, manco con quest'altro. La risola, le mie l'ho risolate stamattina, ma come te posso amare, come te posso amare, si esco da sti cancelli, perché tu non la saluto, sto dentro San Michele carcerato, so diventato un albero caduto, da amici e da parenti abbandonato, ma come te posso amare, come te posso amare, si è esco da sti cancelli, perché tu non la da pagare. E si sfortunati stanno al mondo, uno di quelli me possi chiamare, vai al mare me va a fondo, all'antri vedo il ferro galleggiare, ma come te posso amare, come te posso amare, si esco da sti cancelli, qualche d'uno la da pagare. Guai, continuiamo così. Ste minacce, queste minacce a Rocchi. Se esco da sti cancelli, qualcuno la paga. Che guardavi Rocchi, l'ho visto. È vero. L'ho visto anch'io. Vedi? Oh. Sì. Che, certo, ma non ci faccio come si diceva una volta, ecco le chiappette dell'altri, siamo tutti, No, posso dire. Vabbè, ancora qua. A dopo. Già fa ste canzoni a 8 minuti, lo fa apposta. Che cosa canti stasera? Qual è la più lunga? Lui, no, te lo so, vai sul curto. Che cosa che ha? Smettila. Ti abbi pietà del tuo conduttore. Si può cantare pure una vita. Roma. Per un applauso. Mi venderebbe pure a me.
Aspetti, scusa Antonio. Sì. Vista la mia anzianità precoce. Sì, lo puoi fare. Sì, tu sei vecchio anni, forte, no, 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 volevo dire, hai detto tu. Ho 28 anni, però sono male da piccolo. Che noto. Però volevo dirti una cosa che mi è molto dispiaciuta, tornando, perché è un neo che io devo dire. Vai. Per la prima volta, per la prima volta dopo 21 anni, sì, al botteghino gli occhiali di stampa non mi hanno fatto entrare la signora Grazia Augelli, detta Katia, ma l'anagrafe è Grazia Augelli, con questa motivazione. Ma lo devi fare quando stavi a Radio Radio, sta polemica, no? No, no, no. Ma fai qua da mentre mi la polemica. No, no, no. Sentiamo la motivazione. No, la quale, qualsiasi motivazione ha ragione l'Augelli. No, la motivazione. Per te c'è ragione l'Augelli, fai come te fai. Arrivederci, ciao. Perché ha detto che io avrei detto che se avessi incontrato l'Augelli, io avrei detto non so chi sia, pensa che cosa brutta che ho detto. Qualcuno, e quindi dopo 21 male anni ho avuto questo piacere di non poter entrare allo stadio, non solo, mi ha querelato e adesso a ottobre c'è il procedimento penale. Per aver detto che non sai chi è, ti ha querelato? Perché no, dopo gli hai detto... perché dopo gli ho detto che cosina gliel'ho detta, insomma, no? E allora che vuoi, dava a cercare... No, perché... Allora, siccome tu sai che in questo mondo del cavolo che noi frequentiamo, c'è stato tutto, delatori, spie, sozzoni. Ma senti, a me mi ha cacciato via di mercoledì a Rodel Cicerone, a domenica io sono entrato in campo. Sono entrato magari a Rosario. In campo, in campo magari. Gli piaceva in campo. Magari. Però, no, siccome è fatto anche di gente che dice delle cose che non sono vere, per cui uno si fa un'idea, se tu poi ci arrabbi pure, e anziché cercare di spiegare, guardi che io non ho mai usato queste parole nei suoi confronti, faccio per dire, no, probabilmente non arrivavi neanche a questo punto, e mi dispiace, devo dire la verità, Bru, perché veramente sono tanti anni. Io ho degli avvocati che non pago, per mia fortuna, sì, per cui forse probabilmente qualcun altro lo pagherà invece. Ma comunque, speriamo che invece questa cosa... ci sono le incomprensioni, sono sempre... Cioè, so, quando io ho chiacchia... smesso, sì, diciamo, di andare allo stadio, pur potendoci andare, certo, perché ho detto basta, è un mondo fatto anche di serie, non ci voglio più andare. Fatto, ci sono anche quando in serie, tornerò. Tu come De Giri sei un punto sì, no, ma volevo dirlo, sai perché? No, perché siccome io mi ritengo, siccome mi ritengo, adesso giocando e scherzando, io mi sono inventato della trasmissione della Roma 21 anni fa, insomma, certo, no? Che tu ultima arrivata, non so chi sei veramente, quindi non ti devi incazzare, no? E non mi fai entrare allo stadio, per me è uno smacco di quelli indicibili, però non me ne frega però, niente. Torno a dirti, allora, comprendendo, io credo che tu 21 anni fa, 20 anni fa, 19 anni fa potevi fare anche il sindaco a Roma, qualora avessi voluto farlo, però credo che c'è modo e modo di rapportarsi, a volte basta una parola sbagliata per creare un casino, e tante volte tu che sei una persona dotata di grande intelligenza, no, magari questa un passetto piano, indietro. Vero, vabbè, no. Vabbè, torniamo a noi. Due SMS ce l'abbiamo. Sì, funzionano adesso i messaggi? No, ancora no. Solo come si fa? Leo Todaro, gentilmente, non ho la funzione dei messaggi, per cui lei è costretta con l'altro numero a leggere a Topolino. Sì, è che no, so. Se gentilmente mi sistemate questo problema, ve ne sarei grato. Due al volo, grazie, scusate. Se pensavamo purtroppo che dopo Calciopoli il calcio italiano è stato ripulito, siamo stati solo dei poveri illusi. A me sembra peggio di prima. Gabriele 89. Perché il discorso, per dirlo a loro, poi vediamo se voi siete d'accordo. Mi state sentendo? No. Ma stai male? Poco, si sente poco. Sì, ma a metà faccio la traduzione. Fa la mia qui, c'è la allora, detto questo, il problema che ha ragione, si chiede, dice, non pensavo mai che si tornava ad avere questi problemi con le squadre piemontesi, però noi dobbiamo... Mi avete fatto dimenticare quelle cazzo da Rolo, stavo dicendo... No, ma non stavi dicendo niente. Non stavi dicendo niente, è bellissimo. No, l'hai detto? No. Pure tu? No. Fuoco e tu, Brutus. Hai detto. Sì. No, bisogna tenere da conto una cosa, che è una questione di potere finanziario. Qualcuno forse l'ha dimenticato. Le lotte che fa questa società e questa presidenza da 2 anni, questo è il secondo anno, la Roma, Pallotta, gli altri sanno benissimo di affrontare un rivale imponente. Io sono convinto che non c'è qualcuno della Juventus che dica all'arbitro
fai questo, fai quest'altro, non ci fa perdere. Sono convinto che tutto questo non avviene, no, perché c'è un postribolo che è fatto dalla testa di uomini da 4,5 soldi, che quando si trovano in certe situazioni sanno che se arbitrano male quella squadra, che è il potere, ma sono un potere acclamato, non vanno più da nessuna parte. Prova a sbagliare con la Juventus, qualche anno fa prova a sbagliare col Milan, con l'Inter, speriamo che succederà domani. Però non sono in contraddizione le due cose, cioè certo la sudditanza psicologica e c'è ogni società, la chiamo però, in un'altra maniera, però grosse società, noi ci siamo sempre rifiutati. Certo. Ringraziando noi Dio, siamo, scusate. Ci sono delle persone che devono fare questo per lavoro, chiamare i designatori, sentire, sì, d'accordo, pubbliche relazioni, è come il capo ufficio stampa. Allora, poi c'è quello che non riesce a parlare e quell'altro che non riesce a parlare. Ma non è solo questa la situazione. Chissà se è vera la notizia che Rocchi ha avuto l'ergastolo con la Roma. Non so se non lo so, insomma, non lo so. Io so che la UEFA intanto gli ha detto non arbitri gli europei. Allora, io credo per che un mese Pallotta abbia una preoccupazione, sa benissimo che è vero che la cosa si è consolidata, la presenza della Roma, non solo nel campionato, la abbia presenza quella paura di una... lì, certo. Sa bene che siamo ancora in una fase in cui questo sogno può finire per qualunque stupidaggine. Come no? Ma è mica stupido. Benissimo, allora... Certo. Questa è la realtà. Intanto devi mettere in moto questo maledetto stadio che viene bloccato un giorno sì e un giorno quindi. No. Scusa, secondo se poi ti firmo un foglio firmato questa sera, eccetera, prendendomi responsabilità, questo stadio non si farà mai. Io spero che si faccia. Non si farà mai, ti posso elencare in un'altra puntata tutti quanti i motivi perché questo stadio non si farà mai. Prendono in giro la gente. Io non lo so, però, però voglio sapere una cosa. Mi piacerebbe vedere il contratto. No, ma adesso diciamo, non voglio aprire una diatriba, tanto meno con Bruno, che per me è un amico di quelli veri e non per modo di dire. Grazie. Però credo che in questa maniera è come se noi dicessimo Pallotta, tu ci avrai tutti i miliardi che vuoi, però tu non capisci che ti stanno a fare biscotto perché magari lì c'è l'argilla, là c'è quello, non lo so. Non io credo colpa, che questi scusa, non è colpa tutto. Di Pallotta, perché è un sogno avere uno stadio come lo pensa che Pallotta. Fu di Viola. Però purtroppo dovremmo fare una puntata a parte, no? Sì. La burocrazia. Io dico che fra 6 mesi cominciano i lavori. Sì. Io mi auguro, io so. Ma tu dice Pallotta, cioè spero che entro 6 mesi, eccetera. No, ci sono, guarda, una cosa che per esempio non dice nessuno, perché sia bravo, perché conosco quella zona Palma a Palma. Lì ci sono dei depuratori più grandi di questa stanza, due a cielo aperto, no, che già erano, cioè dovevano essere interrati da 8 anni. Da 8 anni, vedi, già poi lì devi cambiare, devi cambiare la geografia. Però sì, andiamo lì, devi cambiare la geografia. Scusatemi, andiamo lì che diciamo Pallotta, tu capisci un bene amato. Ma non è colpa tua. Certo che è colpa tua, perché se lui parla e si fa condizionare da un terreno inedificabile, come no? Ci stanno i depuratori, non ha visto nessuno. Sì, vabbè, ma sono 8 anni che devono essere interrati, quindi amministrazioni di destra, di sinistra, eccetera, non l'hanno fatto. Scusa, così finisco il concetto. Non è assolutamente colpa di Pallotta, è colpa della burocrazia italiana che dalla circoscrizione, dal municipio alla provincia, alla regione, al Padre Eterno, metteranno in campo, come già hanno messo in campo, argomenti a mio parere validissimi. E poi questa però è una mia idea. Lì correvi nei cavalli, d'accordo, ma lì tu sei un chilometro da Ostia Scavi. Lì appena fai così, capito? Quello, probabilmente c'è come c'è in qualsiasi parte di Roma. Credo che se fai così, Cavaletta, comunque, anche quando è arrivato, ma non è questo. Anche quando è arrivato Murdoch in Italia, tutti dicevano: ma questo non conosce l'Italia, la televisione, Sky, le cose. Certamente questi studiano a lungo, vedono, piegano dove c'è da piegare, in fin dei conti. Adesso vediamo. Quindi tu unisci io non parlo. Pallotta che dice damoci una calmata con una piegata. No, io dico che Pallotta ha questo interesse primario certo, di non prima lo stadio e poi di
consolidare la presenza della Roma a livello mondiale, internazionale, chiamatelo come lo fa, perché i soldi sì, che girano sono tanti, lì benissimo. Io volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato prima, vai. Purtroppo, vai. Io d'accordo con la dichiarazione finale con cui Totti chiude dicendo vorrà dire che arriveremo secondi. Cioè, ecco, quella è una cosa che secondo me non devi dire. Lui doveva però dire, è la rabbia dell'uomo. Vorrà, esatto, se lo dice a freddo non la ripete ma più. Ma era la rabbia ironica, dell'uomo. Dai. La rabbia dell'uomo. Infatti non lo sto criticando, arriva, non posso criticare. Dico però che io, anche a caldo, che arriveremo un'altra volta secondi, non lo dico. Tu hai perché il tuo modo di fare, il tuo modo di essere. Allora, quello ha 38 anni, ci siamo? Gli hanno scippato, depredato una carriera. Senti uno sciocco, scusate, come Nedved che si permette di dire a lui tu non hai mai giocato in squadre grandi, che è una scelta di Totti. Per cui lui è attaccato da tutte le parti. A quello dopo e credo, sì, lo so, sto dicendo che questo è l'andazzo nei confronti di Francesco. Per cui lui rimane un emblema e inattaccabile da qualsiasi situazione, sì, come vabbè, la Roma. Come hai detto tu, la Roma è inattaccabile perché è l'unica società di Serie A che non ha mai avuto un impiccio, non ha mai avuto uno, non ha mai avuto i carabinieri, la polizia in campo ad arrestarli, non ha mai avuto niente, tutte se no la Juventus, il Milan, il Bologna, Fiorentina, non so quante, Lecce, tutte, Bari, una tonnellata. La Roma lui se la può vendere, la Roma se la può vendere perché è immacolata. La Roma, quando parli di Roma, sciacquate la bocca, caro il mio Nedved, vedi come lo dico, possiamo pure bene. Possiamo chiamare Fagiano. È vergogna. Poi sta parlando di un campione del mondo. Sì, Marco, campione d'Europa. No, qualcuno se lo dimentica. Con la differenza che lui è il pallone gonfiato, non è il pallone d'oro. Non me ne frega. Guarda, non succederà mai più che in questa trasmissione si parla di qualcuno. No, no, però come molto scorretto. Stiamo parlando. Ti ricordi come... Prima di arrivare all'Alberto, Danilo, torniamo al... Dico una chitarrata. Sta in qualunque libro, non è vero? Di storia. Lo devi cercare. Devi sfogliare parecchio. Roma Chievo, io dicevo, mancano due settimane, lo sappiamo. Però, siccome io il calcio l'ho vissuto da dentro, non con le cacchiate di questi che non sanno manco cos'è uno spogliatoio di Serie A, non lo sanno. Allora io mi chiedo, ci sarà, e poi vado a te chiaramente, Lamberto, che l'hai vissuto con la tua pelle, ci possono essere contraccolpi, no? Se la partita ti diventa un attimo complicata, come magari è successo con col Verona, bravissimo, tutti dietro, magari tu ti trovi un avversario genere con la partita che non ti è andata bene perché te l'hanno rubata ti può in qualche maniera creare dei draghi, delle situazioni, al di là che io credo che la Roma sia straordinariamente forte, però il pallone è in equilibrio minimo, no? Ma dando anche un piccolo alibi agli arbitri, perché non vorrei essere l'arbitro sono d'accordissimo con te, no, come? Sono d'accordissimo e sono convinto anche di una cosa, guarda, ma allargo. Probabilmente avremo qualche regalo dagli arbitri. Questo casino la Roma metterà qualche vantaggio. Avrà qualche vantaggio, questa è la storia di sempre, però non è... Vabbè, il vantaggio che ci hanno detto pure, tra le altre cose, tanto per tornare al discorso tuo, è anche quello che sono stati ribaditi il fallo l'altro anno a Milano che fecero su Gervinho un metro fuori, ci siamo adattati su quello per ribadire poi che il rigore sulla Juventus ci stava. Quindi per allacciare capre e cavoli siamo riusciti a legarsi due cose. Quello che dici te è giusto secondo me, perché il Chievo è una... già viene da due sconfitte che... Se può incanalare male, perché chiaramente tutto se il risultato non va subito, nervosismo, questo intendevo. Lamberto, ma io non credo che la Roma si debba innervosire, non c'è motivo. Sono d'accordo, Lamberto. Sennò, io penso c'è un allenatore, però dico, ci a un può certo essere c'è quella un allenatore difficoltà che già, ti ruba certo, una partita, c'è un certo che momento, tua, se tu ti trovi a arrivare il primo tempo fai gol, arrivi a un certo momento, ma io penso che la Roma non ci abbia problemi. Ma secondo me prende il Chievo, se lo magna a mozzi, ma mica scherzare, certo, però punto. Sto dicendo, però, siccome te calcio, tu ci hai giocato, ho capito, è un'altra cosa, ormai scusa, c'è stata la nazionale, ormai passano 15 giorni, se devi dimenticare alla Juventus, la devi dimenticare, ci devi pensare più. Siete sempre a pensare al passato. Pensa che io invece stavo al contrario, futuro, perché per dico me. Se giocavi subito, poi magari dopo, dimenticato, dopo c'hai, tra 15 giorni lo so. C'hai il coso, c'hai la partita, i tedeschi c'hai. Una battuta maligna, la Juve gioca col Sassuolo, no? Sì. E oggi, aiuti, Cannavaro, sì, detto io sto con Totti, chissà se finirà la partita.
non la finisce. Gino Mancini, tu che hai avuto sempre, lui lo dovete ammirare, non perché no, anche ospito. Perché è bello. No, no, non è bello, no, è pure brutto, è bello, bello. Però sicuramente, sicuramente. Ma che vi ho detto, ridete, porca zuzza, io mi si sta ribellando allo studio, stavo dicendo. Quello ha la fortuna di avere i giocatori, quelli che per voi sono un sogno da giocatori quali siete, e ce l'ha vicino a 2 secondi a un braccetto, sente anche quando respirano, se sono nervosi, se sono arrabbiati. Quella è la forza di Gino Mancini. Che Roma hai visto nel ritorno? E cacqua, questa qui, questa. Queste sono le foto di Gino Mancini, i momenti, quelli che vi volevo raccontare. Guarda, i turbe, fatto un gol straordinario, mi sarei ammazzato. Volevo morire 30 secondi dopo quel gol. Io avevo saputo che ci sarebbe stata quella, quella schifezza lì. Poi l'arbitro ha rovinato tutto. Non sai sta zitto. Eccola. Eccola, quella la prima. Quello che io sto di manca tanto così per fare rigore. No, ti piacerebbe che ce l'avessi così. Abituata male, ma perché tu immagini quello che è? Ti piacerebbe che ci avessi così la penna? Che ne so? Ti trovo ecco quando c'è stato l'attacco ai giovani. Sì, qui l'hanno sputacchiati perché lì c'hanno la classe, no? Siccome è una tifoseria piena di classe, di verve. C'è pure uno che fa le foto, vedi? Se guardi bene. Dove sta? C'è uno col telefono che sta facendo. Sì, sì, ha detto, fammi vedere dove sta Gino Mancini, perché lui da sotto. Comunque, questo qua. Ha detto dove sta Gino Mancini questo. Sì, lo vedo io da qui. Cioè, prima che dimentichi, noi abbiamo fatto addirittura insieme con Gino, l'ultimo lì a Riscone, no? Io manderei un grandissimo saluto a un grandissimo giocatore a cui avrei rinnovato il contratto, a Taddei. Come no, Rodrigo, un grande, poi uno che sono la tifoseria. Grande professionista. Allora, siccome non lo facciamo mai, ma un applauso a Taddei lo possiamo anche fare. Perché non sono tantissimi, però a meno che non sei verme dentro, una volta che tu hai indossato quella maglia o hai vissuto anche i momenti più brutti di una società importante, straordinaria e unica che si chiama Roma, ti rimane nel sangue, non si come scappa. L'ho detto pure ieri, Rodrigo, l'ha detto. Sono romanista. Rodrigo, ti ho detto, non di quello che ti dico io da dire, che poi l'ha detto, ormai l'hai fatto. Okay. Mi leggi un SMS? Sì, ce la facciamo. Un SMS, perché ci abbiamo 55 minuti, sta volando il calcio tempo. In Italia. Forse è la come colpa il wrestling di Romita. Con la Juve. Di tutto più finto. Forte, non ho sentito niente. Il calcio in Italia è come il wrestling con la Juve, tutto finto. Da secoli non vi invidio proprio a parlare ancora seriamente di questa farsa. Simone da Testaccio. Beh, meno male che stai a Testaccio. Ha detto che ci invidia che noi ancora parliamo di calcio in questa maniera, che per lui è una farsa. Pensa un po', è stato a Testaccio. È stato a Testaccio, è quello che ho detto io. Se stai a Milano che dici? Ma lui parla delle scommesse, parla di tutto quello che c'è dietro. C'è gente nauseata, no, da queste cose qua. A proposito, non faccio il nome, ma c'è una società di scommesse che ha deciso di risarcire tutti quanti gli scommettitori che hanno dato la vittoria alla Roma. Li risarcisce. No, ma devi dire chi è a sto punto. Devi dire chi è. La Bet. Allora, quando giocai i soldi è andato a giocare per la Bet, perché la Bet è straordinaria. Però un gesto straordinario, fuori dalle cose. Qui a posto ho detto andate, mica c'è dai soldi a Bet. Invece chi dovete andare a seguire sono sicuramente Acqua World. Seguite Fabio e Elena, perché hanno sono gli unici, ve lo diranno qui la prossima settimana, a dirvi i costi. Sai che vendono queste macchinette, no? Sì, sì. Vedo gratis, depuratori. Non spendete una lira. I depuratori? Sì, non vendete gratis. Quindi bisognerebbe metterli all'interno dello stadio di Torino da Juventus. Così se depurano tutti. Ma pieni di cosa però, allora, scusami. No, vabbè, acido muriatico, non lo vuol dire. Acqua muriatica, vabbè. Allora, stavo dicendo, invece andate a seguire Fabio e Elena di Acqua World, eccolo qua. Questo è il loro numero di telefono, chiamateli. Primo perché il prezzo lo diranno loro, non è un mistero, credo che vada dalle 25 alle 32, 33 al mese con questa apparecchiatura che ha anche l'osmosi dentro, per cui un altro costo che vi evitate. Sapete che quello è quello che dovete spendere per avere una super macchinetta. Non ve lo dice nessuno. Voi sentite tutte le pubblicità di questo mondo, perché capite, sentite pubblicità dell'acqua, non vi dicono quant'è. Veniamo noi, voi solo la manutenzione, poi fanno la sorpresa. Ecco,
con loro sta sorpresa non c'è, ve lo dicono, voi sapete che, sapete il, poi se ve lo dico io ve potete fidare. Tu la devi mettere, specialmente là, che ti fa male quell'acqua di Anzio, che non si sa quello che è. Chiaro Massimo, compra la macchinetta e lasciala perdere, che questa è bere l'acqua sana per rimanere fresca. Allora, stavo dicendo, bravo, stavo dicendo, andateci, chiamateli, ne vale la pena perché non avrete mai una fregatura. 0773 17 14 030, sono amici miei, quindi mai vi darebbero un biscotto, su questo non ci piove, chiamateli e vedrete che ho ragione. I biscotti a Torino li fanno. Biscotti li fanno a Torino e sì, basta, è vero, loro stanno a Latina. Quindi. Allora, detto questo, andiamo un altro al volo e poi andiamo in è pubblicità. È arrivata una domanda. Sì. Ciao, chi sono quei ragazzi con la maglia gialla? Oh, madonna mia, che scherzo. Come hai fatto a scrivere? Chi è che l'ha scritto? Chi è che l'ha scritto? Danilo D'Alessandro? Didi si è marchiato, vabbè, Didi, ha detto Didi, vabbè, non fa niente. Chi siete? No, il microfono. E certo così fai svenire, però, io te l'ho detto. Allora, passate... solo lui parla. Poi io spieghi quello che sta dicendo, vabbè. Allora, chi siete? Eccolo lì, chi siete? Siamo Rocca di Papa. Rocca di Papa, Castelli, aria fresca. Aria buona, capito? Mi ricordo se mangiava bene a Rocca di Papa. E che ruolo? Io, difensore centrale. E lui? Terzino. E lui? Centrocampista centrale. Dietro? Esterno. Che? Esterno. Non ho capito nulla. Esterno. Non lo capisci perché è da Lazio. Ecco perché parlano proprio così. Ma mi sono in difficoltà, poro figlio. Orgoglioso, orgoglioso. Orgoglioso. Orgoglioso di chi? Il cognome? No, che gioca con me. Ah, orgoglioso, perfetto. Ma è centrale. Appena raggiunge la ragione. Centrocampista. Poi anche di fortissimamente Roma, non ti preoccupare. Roma, forza Roma. Fortissimamente no, vabbè. Ma come no. Che ruolo ti dice adesso? Che ruolo? Vorrei far trequartista. Vorrebbe? Perché poro non mi fa giocare. Poro figlio, vorrebbe far trequartista, è la meglio di tutte. Dimmi fortissimamente Roma, un po' come acquisti. Fortissimamente Roma. Questo mi sa vincere. A me sto ragazzino, mi sa vincere. Ti ricordi quando eri così? Come fa a ricordarti? Sono passati secoli. Noi c'era una pagella di pietra, eh? Con lo scalpello. Ricordiamocelo. Lamberto Leonardi, ce l'ho solo io, il numero uno. Tutto il resto, tutti i cazzari, tutti i mignottari, tutti a Piale Marchette. Ma anche io. E non lo dico. No, no, allora, hai detto ma guardate a me. A te ti hanno succhiato, c'è rimasto no, solo il bacco. Tu lo sai. Allora andiamo in pubblicità, c'è rimasto ha solo il bacco. Ha detto che tu lo sai chi sono i marchettari, hai capito? Giusto. Non devi salutare nessuno, strano, vabbè. Chi è? Posso? Sì. Allora, Salvatore, Michele, Federica e Luca. Fatto? Chi so? Che devi dire, scusa, ma perché? Dimmi te, saluta qualcuno. Ma dice chi so? Prova a salutare tuo marito, dai Paolo. Sono una trasmissione che mamma mia si fa. Vai Paolo, tranquillo. Dai. Saluta Rocchi. Brigati Paolo. No, io... Vola saluta Rocchi, io lo sto fermando. No, io volevo dire semplicemente una cosa. Sì. Chiunque parla male di Totti... Chiara Biancurpo. No. Deve svenire. Bonucci, Nedved, questi giocatori così. Gli dobbiamo nominare per forza. Sì, si devono pure il ripartito mi nomina. Non valgono manco uno scarpino, neanche un'unghia di Totti, quindi prima di parlare di Totti si sciacquassero bene la bocca. Sono d'accordo con te Paoletta. Per favore, perché Totti è un capitano e un lo so. Non si tocca. Ma guarda che fino all'anno microfono per scusa, dire. Fino all'anno scorso non stava manco sulle figurine. No, ma a parte... Ma chi è? Esatto. Un carneade. Ma chi è? Non ti preoccupare, la canticchio al volo e basta. Un carneade. Dica. Non dovevamo essere a fare il triangolo. Vabbè, dovevamo essere in trina, cosa del genere. Tu pensa se Bercellino. Tu pensa se Bercellino se permetteva di dire De Pelé qualche cosa. Sì, è vero. E questo è il paragone che c'è. Sono totalmente d'accordo con te. Ma Leoncini era meglio. C'è una monnezza in giro. Ciao, Romano, saluta, sei. Capitano Renatino. Vai. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, fortissimamente Roma. Questo sa come Buonasera a tutti e un grande Totti. Davide. Grande Bruno Ripepi, grazie. Questo basta.
Questo basta. Mi sono portato al compare. Me lo so accorto. Tu sei anche dalla viotta, allora ci ha detto 50 euro. Poi gli dalla viotta per questo. Roberto, saluta pure Roberto. Aspetta, Roberto, ottica Appia Nuova 495, andate a trovare. Se siete fulmini andate a trovare. Un saluto a Emiliano che sta a casa. Un saluto a Emiliano che sta a casa. E certo. E fratello. A te mai ti ha salutato quando non c'eri. Visto? E lui, dai. Buonasera a tutti e forza Roma. Bello di casa. Voglio vedere lui che te dice. No, lui saluto a tutti. Salutiamo anche il resto della squadra, che non so solo questi, ne mancano diversi. Un saluto anche a tutti gli altri ragazzi. E forza Roma. No, non serve. Buonasera a tutti e ovviamente forza Roma. Hai capito? Ha lottato. C'era un gruppo di 70 ragazze con noi qui. Lo sei immagnate tutte, insieme. Io sono molto magra. Delusa di come è stata la partita domenica. Arrabbiata sì tanto. Bella di casa, No, vuol dire perché stai vedendo una parolaccia. Dai. Forza Roma. Fortissimamente Roma. Questo sa fa, che sto dicendo fa. Forza Roma. Federica, bella, ce l'hai fatta. Perché poi mi viene Totti, hai capito? Eppure a me mi viene Totti, magari venisse. Bella Forza mia. Roma. Vai, Paolo. Volevo dire una cosa, anche Lamberto ha giocato con la Juventus. Lo sappiamo. Io sapevo Vogliamo che era un grande giocatore, ma adesso lo sei ancora di più. Romanista che ha giocato lì. Gliela tirava, ha sbagliato. A me mi ha detto, santo, sono passati tanti anni. A me mi ha detto, sapessi quanti gol non ho fatto perché gli avevo dato la soddisfazione. Oi. È un amico, eh? Non ci credi. Vabbè. Quando giochi. Tu non hai salutato? È naturale. Ancora arrabbiato? Ma quando uno c'ha la Roma, sperate se gli facciamo venire agli altri. Noi si piove, nevica, tira vento. La Roma è una compagna di vita, gli altri non lo possono dire. La Roma è la tua compagna di vita, sempre e in ogni momento. Anche perché non ti telefona, non ti dice dove non vai. Non ti rompe. Quando ritorni. Sta contento di quello che gli dai. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo volando. Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81, prodotti ufficiali AS Roma, gadget, personalizzazione magliette, abbigliamento, rarità, nonché punto di ritrovo per la tifoseria giallorossa, tutto della Roma dalla A alla Z, spedizioni in tutta Italia e all'estero. Ricordate, se amate la Roma, non potete mancare da Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81, Marco vi aspetta. Telefono 06 39 74 16 79. Tremate, le streghe sono tornate. Il ristorante Pizzeria Le Streghe vi aspetta tutte le sere con carni argentine, danesi, bisonte americano e manzetto prussiano. Una cucina ricercata con sapori tradizionali, dai primi alle pizze, ai contorni e ai dolci. Giardino esterno e saletta privata. Ristorante Pizzeria Le Streghe, in via Tuscolana 643, telefono 06 76 74 777. Ottica Appia 495, visita oculistica con medico specializzato a soli 39 euro. Visita optometrica gratuita, prova gratuita, lenti a contatto e poi per 100 lupacchiotti uno splendido occhiale da sole Ray-Ban Bimbo a soli 30 euro. Ottica Appia 495, telefono 06 780 32 28. Problemi di trasporti? Grico, trasporti e traslochi. Moltissime soluzioni e tutte estremamente convenienti. Un esempio? Un camion più due facchini per due ore, soltanto 150 euro. Grico Trasporti e Traslochi, a Roma, in via Appia Nuova 1204. Progetti e costruzioni Impresa Edile. Esegue riparazioni impianto elettrico, idraulico, termico, fognature. Opere in alluminio, di pittura, murarie, cemento armato, scavi e spostamento terra. Alcuni esempi, ristrutturazione del bagno completo a solo 4.300 euro.
Restauro completo di tutto il tuo appartamento per soli 19.000 euro. Inoltre, per spese superiori a 5.000 euro, un ulteriore sconto di 500 euro. Rivolgetevi con fiducia a Progetti e Costruzioni. Conviene. Cerchi un'auto d'occasione? Pippo Auto, via Ardeatina 777. Un vasto parco macchine per scegliere l'auto che cercavi, dalla piccola utilitaria a quella più lussuosa. Pippo Auto, i suoi esperti sapranno consigliarti l'auto più adatta alle tue esigenze. E già perché la tua nuova auto si trova da Pippo Auto. Se le tue persiane sono ridotte così, prima di cambiarle, chiamaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Lotar, azienda leader in Toscana e nel centro Italia, rimette a nuovo le vostre persiane in legno con un lavoro realizzato a regola d'arte, nel completo rispetto dell'ambiente. Veri e propri professionisti del settore vi riporteranno le vostre persiane come nuove con un lavoro garantito 5 anni, ad un prezzo veramente conveniente. Lotar, dà nuova vita alle vostre persiane. Lotar, l'unico specialista delle persiane. Info 06 92 78 279. roma@lotarpersiane.it. Allora, guardate, guardate, questo è l'effetto del tabagismo. Ecco, pure spenta non sta con questa sigaretta qua. A parte che tutte Pippo l'aria. Io Pippo l'aria. Io Pippo l'aria è terribile. Qualcuno potrebbe capire male. Sai la cosa quella con liquido là? Questa qua? Il depuratore. Allora tu sappi che da scambio. No, devo dire la verità. Mi sei accentuato da domenica, devo dire la verità. Da dopo le 8 fino a venerdì io non fumavo più questa da 6 mesi. Un attimo d'ansia, ho detto vediamo ci rubano la partita, poi è stato così. Ho ricominciato questa però, questa qua, no? Le sigarette no. Io mi sono dovuto mettere in cucina. E che no, ho capito un cura, vabbè. Solo stando in cucina, penora. Ma tu avresti mai creduto che poteva succedere? Mi sono un attimo riuscito, diciamo, a tranquillizzare, poi ho mangiato, mi sono sentito male perché con lo stomaco stava. Però io non, così a dormire non ci si allora, poteva andare. Mai. Ho spento la televisione, mi sono visto ma se roba questo da omicidi. Non l'ho mai visto andare via, a 20 minuti dalla fine, ha capito tutto. Ma te credi? Ma 20 minuti dalla fine, su qua, sul 2 a 2. Sul 2 a 2. Guarda, io sono su già 2 a 2. Già era in piedi. Già queste cose, no? Ti devi registrare, ce l'hai un film di Steven Seagal, che muore pure il regista. Credo che gli avrò fatto adrenalina. Ma mi stai zitti, sì. Prego signore. La curiosità. Mi fate fare il lavoro mio. Beh, per favore, non tareggo più a te, né a quelli. Già te l'ho detto. Era... Ma siete riposi che voi? Allora, no, non c'è riposo, perché mi fate sta dico mo la curiosità. Se no te la dimentichi. La curiosità. Se no me la dimentico. E te la sei già dimenticato. Allora, stavo pensando, te l'ho chiesto già tante volte, Lamberto. Mi meraviglio di me che me lo ricordo. Di che sto a parlare? Qual è il giocatore più forte che hai incontrato? No, 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 non me ne frega proprio niente. Il più debole? Non me ne frega niente, ma anche quello. Quello allora, a mezzo? Mezza botta. No, lo fanno apposta, mi sono già dimenticato che stava lì. È chiaro. Allora, lo fa apposta. Allora, a parte gli scherzi. Te mette in difficoltà? Mortacci. Andiamo via pure. Ne fate scene, che non lo so, ciao. Veramente, poi date l'altri inibitano, perché dice ogni tanto De Bartolo dice la parolaccia, no? Io la metto lì e non sembra una parolaccia. Quando voi dite porca miseria, quella è una parolaccia. Esatto. Allora, io gli dico bene parolaccia, bello. Allora, dopo. Vabbè, non posso perché c'è gente adesso, ti violento dopo. Che brutti gusti che c'è. A me mi piace così, mi piace attempato e che sappia già tutto della vita senza che gli racconto niente. Quando tu giocavi 65-66 con la Juve? 69. Allora, tu ti rendevi conto, perché già allora già allora avevano dei vantaggiucci, ti rendevi conto che c'era un altro modo di giocare la partita, c'era un'altra interpretazione da parte dei vari Lobello, Rizzoli, quell'altro pure, com'è quello lì di oggi? Rocchi.
Rocchi. Primo suo ricordo. Tu te ne accorgi o no? Oppure no? No. La verità. No, onestamente no. Cioè, ti davano un rigore per te io penso, no, quando io c'era Agnolin. Io ho detto, no, io penso quell'anno lì, a un certo punto alla Juve gli hanno fatto perdere il campionato. Ah, non l'ha vinto? Che sì, ha vinto il Cagliari, gli hanno fatto vincere loro. Ah, perché l'anno deriva, insomma. C'è, esatto. 70, beh, ma quello, 70, una volta ogni tanto qualcuno lo fanno vincere. Perché... È successo poi al Cagliari. Al Verona. È stata forte. No, mettono il pallottoliere, tirano fuori... Solo al Perugia gli hanno fatto vincere. La faccio, poi... Che non ha mai perso il campionato. Tu devi star zitto, non suggeri. Ho fatto troppi pareggi. Questo sa esatto. Tutto. Se esatto. No, ci fa fare delle grizze. Hai capito? E poi fa quello. Allora, tu devi solo cantare. Già te l'ho detto una volta, non te lo dico più. No, perché me la fa l'opinionista pure lui. Ah. Tu devi stare qui solo per cantare. Già te l'ho detto, Piero. Che te volevo dire? Ma perché noi siamo opinionisti. Loro sì, loro dicono di sì. Abbi coraggio, vedi? O posso dire, oh, o posso fare pure io. Noi non siamo, ma che sei incantato. questo te sta, mi diventa. Ma questo non è l'applaudito. E c'è, lo guarda di brutto. No, ma lui è una cosa stupenda, c'è un retroscena in questa battuta, perché c'è, noi che siamo opinionisti. Lui ha ragione. Che faccio il pasticcere, gliela sai quella. No, sì, come no, 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 ha ragione pienamente, perché ci sono buona, tanti detto, opinionisti che pasticcera. Manca a te. Dicono di esserlo, ma non lo sono, insomma, quindi non lo sappiamo, siamo tifosi. Per cui allora, tanto lui è nato negativo, questa è la realtà. Ha detto no, io hanno giocavo io, però non hai vinto lo scudetto all'anno, quindi lo puoi dire. Mentre tu ti aspettavi, hai fatto l'allenatore credo fino al 90 e tutti. Oh, ammappati, hai capito? Sa più non metti i soldi. Mica siamo adesso. È che non lo so. Allora, 2005, parte di scherzi. A un certo punto tu ti rendevi veramente conto di quello che succedeva intorno, perché pure nelle categorie in C e B, dove tu hai fatto anche 5-6 promozioni, non voglio dire la fesseria, c'era anche lì. Sì. Allora era più sfacciato, guarda, lì era più sfacciato, cioè, posso dire, no, perché nessuno vedeva niente, ma che... Io guarda, io ho perso la partita a Ponticelli. Anche Di Marzio mi raccontava queste cose. Noi vincevamo 2-0. Con la Nocerina, meno. A Ponticelli con la squadra del Wilson, come si chiamava quella lì? L'Inter Napoli. Con il Campani. L'Inter Napoli. Campania Ponticelli, come si chiamava? Campania. Addirittura, ho capito Campari Soda. Io addirittura, questa partita è durata un'ora in più. Perché sai che ci tiravano? Hai visto i dischi così, tac, così, boom, arrivavano. Di tutti i colori. L'arbitro ha detto... Non vi preoccupate, la partita è finita. Io perché adesso non ho Facebook. Presente a me, abbiamo fatto 2-2, calcio di rigore ha dato, la partita è finita 2-2. Fenomeno. Il signor Longaro di Rovigo, mi ricordo che campa, l'anno dopo, dalla CL, arbitrato in B, te dico niente. Certo. Com'è che tutti quelli... Per essere via. Un attimo, com'è che tutti quelli ci hanno rubato a noi, stanno tutti nei grandi ranghi arbitrali? Ho visto tutti. Come mai? E come mai? Non so. Pronto? Pronto? Sì, pronto, io pronto, sono nato pronto, dimmi. Ciao Antonio, sono Ciao. Costanzo, ci siamo già sentiti l'altra settimana. Porca, tu lo so che pensi che io, però anch'io perdo i colpi ogni tanto, Costanzo, parti scherzi, benvenuto a casa tua. Dimmi tutto, Costanzo. Però stavolta non è una telefonata molto allegra, perché ho visto una cosa vergognosa in quella partita. Però vedi, noi siamo ancora lì, se noi adesso diamo la soddisfazione agli altri, per il momento sì, poi 2-3 magari anche, però lì... Non è altro che ripetere un copione già visto tante volte, questi sono anni... Qui. Però Costanzo, ti prego, Costanzo, ti stoppo. Maurizio. Allora, o qui stiamo. Chi è Maurizio? Costanzo. Scusa, Costanzo. Pensavo fosse Maurizio Costanzo, che ne so. No, no. Costanzo e basta. Senza Maurizio. Costanzo, ti preoccupa. Maurizio. Beh, non posso parlare perché c'è la televisione. Allora, dicevo Costanzo, noi dobbiamo. Non ride Costanzo che t'ho sentito. Allora, stavo dicendo che noi dobbiamo però essere superiori a queste situazioni. Se noi diamo la stura a ste frescacce, a quello che è stato, non saremmo più noi. Io credo che bisogna guardare avanti, avere grande fiducia di quella che è la Roma, di quello che può fare la Roma. Secondo me
altri non saranno d'accordo, ma chi se ne frega, questa è la squadra più forte del campionato, oggi, tra 15 giorni, un mese, non lo so, per cui la devono fare proprio sporca se devono ancora, però io credo che la gente ne ha talmente piene le scatole che un'altra rapina tipo quella che stiamo vedendo, dove ho visto degli autentici romanisti, Keita, Manolas, io ho visto dei giocatori che pur avendo indossato la maglia poche volte si sentono romanisti, perché c'è un gruppo che è fantastico. Se la gente non si rende conto dell'unità di intenti, perché tu non sarai mai una squadra grande se non c'è unità, e questa è una grande squadra sia di chi c'è che chi non ci sarà. Ascoltami un attimo. Sì, devi essere veloce perché ci stanno bombardando, è colpa mia che ho aperto le linee in ritardo, dimmi. Ascolta, dico, se la partita l'arbitrava un arbitro normale, la partita la vinceva la Roma per 1-0, col gol di Turbe. Ti dico anche questo. Beh, magari era 2, Dotti Turbe 2, dai. No, no, ma questo sicuramente secondo noi poteva capitare, ma non perché siamo così a raccontare delle frescacce. La Roma ha dimostrato sul campo tante e tante cose. Ho detto anche prima in apertura che la Sky, che si preoccupa di invertire quelle che erano le valutazioni della partita, dove la Roma aveva avuto il 54%. Sky è stato scandalo, sì. Sono d'accordo. Quasi più dell'altro. E sono d'accordo con te. Questa è la realtà. Non è che va a letto con me che ma tu mi guardi. Ce l'ho con lui. Proprio... No, ma detto, è colpa tua. No, non è colpa mia. Io l'avrò lasciata e un attimo di risentimento con la Roma ce l'ha. Si è preso buffo. Costà, ti do un abbraccio. Perché tre punti loro c'hanno ingiustamente. Che domo fa? Ci andiamo a ammazzare. Costa, che ma viviti la Roma, ciao. Goditela, ciao. Non avere, lascia le paure, lasciale agli altri. Tu tifi una grandissima squadra e questa squadra io ti farà ricco. Ok, Costanzo, un abbraccio, alla prossima. Grazie, grazie a Costanzo. Allora, detto questo, no, ci sta anche che uno che dice, vabbè. Diciamo se basta sta così. Allora lui ha detto una cosa, non la vedo afferrata, me le rubavano anche al 2005, 2004, 2003 ed era sfacciato, perché lui non si è mai più meravigliato delle porcherie che vediamo, non si è mai più ripreso. A te è successo? Che rubano le partite, è successo, hai fatto qui qualche no, campionato 23 anni a Livari, sì. A Livari, stavi a Livari, bello mio, ho capito, ma lì siamo già a altri livelli rispetto ai suoi. Certo, certo. Cioè, stai più alto te di lui? No, altri livelli. Ah, ho capito, alti. Ah, Danilo, devi perdonare. A me mi stanno a massa grau, stanno a far posto. Dicevo prima in macchina, mio amico. Dimmi. Noi abbiamo fatto in campionato le partite in casa. Abbiamo fatto 15 partite, 30 punti. Pensa praticamente arrivavamo al punto, ma non perché eravamo bravi, perché arrivava al punto che a 5-6 minuti dalla fine della partita la rete cominciava a abbassarsi. L'arbitro guardava i tifosi. Finiva la partita, rigore, punizione, aspettava qualcosa, e che l'arbitro deve essere traghetto da là. Quindi la conseguenza era quella, tu dici le partite e dici, poi andavi fuori casa e succedevano allora, altre cose. Allora, un aneddoto, prima di andare in pubblicità per l'ultimo blocco, un attimo solo a Chiellini, che succedeva a te quando andavi in Nocerina? Ma guarda, adesso, all'epoca era un altro mondo, guarda, tu quando andavi fuori casa, difficile che potevi vincere fuori casa. Certo. Dovevi essere talmente forte che il pubblico batteva le mani a te e menava ai giocatori locali. Hai capito? È vero, guarda. Cosa, scusa. Hai la telefonata? Diamo sì, la precedenza. Però un attimo, no, non seguo. Il gioco della torre. Sì, chi butterei? No, aspetta. No. Chi la sassi Gino, sì. Gino. Se tu sulla torre hai uno Juventino. Un attimo, a Chiellini che sta fare l'indovinello del Guilio. Dai. Aspetta, la dico più. No, dilla. Uno Juventino e un Laziale. Chi butti giù per primo? No, lasciamo stare buttando no. Ma tutte e due insieme no, se può. No, non si può. Vabbè, fai questi indovinelli. La torre. Dine una, A Turri. No, dai. Dai, questa è una. Vabbè, allora è più il gioco. Allora che... E come no? Ma no, sono buttato giù a Turri, tu fa 1-1. Vabbè, allora non si può fare. Vabbè, lo Juventino. Chi butti giù per primo? Juventino, vabbè. No, no. Il Laziale. Lo sapevo. Perché sono trascinatiero. No, perché prima è il dovere e poi il piacere. sentiamo chi è in linea. Oh, te venite pure te lassù, tutte e due, eh? Oh, pronto? Chi mi porti? Pronto? Pronto? Che è caduto? È cascato l'altro. Se n'è andato, non mi ha voluto sentire. È cascato l'altro. Fai ste barzellette a stura. È morto? Sono in tanti che telefonano, bello mio, e quindi si fanno a cazzotti. C'è gente che sto 2 anni che prova a telefonare e non ci riesce.
tuo, sai. Perché c'è il telefono. No, il telefono c'è, ho tante telefonate alla faccia di Pierre Romano. No, io non stai a giocare, tu stai a dire la concorrenza. No, ma che sei matto, non mi permetterei mai, dai. Sì, sì, ma tu stai così con Ilario, sei una controlla all'aria, mo mi fisso perché mi fermo, per rovinarti. Sono tutti i trucchi, eh. Pronto? Tutti? Sì. Ecco, vedi. Pronto? Pro- sì, buonasera. Ciao, sono Francesco, non so se ti ricordi di me. Il Papa. Innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione. Bello di casa. Vieni, vieni Tonino, scusa, sto parlando con Francesco. Mi potessi inquadrare un po' tutto lo studio dove c'è pure Stefano Romita. Sì. Niente, la mia espressione è questa, sono molto arrabbiato, diciamo, con Stefano. Per la partita. Ah, no. E quindi sono amareggiato perché avevamo già la vittoria in mano, diciamo. Per me il risultato è 2-0, per me, per noi, perché i rigori... Scusa, voleva Stefano Romita, scusatemi, la regia, no, voleva Stefano... Scusami Francesco, voleva Stefano Romita, un attimo, no, solo Francesco. No, così, così come... che ti vedo... ma inquietavo i piedi, mi facevano apposta. No, come... A me. Eravate sì. Prima... Vedi, questo è i bimbi, c'entra niente, dopo... questo no, guarda, c'entra niente. Vabbè, ma volevi Romita, sta lì. Dopo mi rispondete, diciamo, sì. Veloce, veloce. Tu hai capito che ha detto Giacomo? Per far funzionare le cose ci vorrebbero, secondo me, gli arbitri stranieri, perché la Juventus in Europa non vince. Questo. Come mai? Non vi... Questo te lo chiedo dopo a te. O risolverla così... Oppure risolverà che il giudice sportivo, se veramente il giudice sportivo, come tu dai... Ci mettono in galera. A Morata, okay. A Morata, due giorni di... Sì, sì, sì. Squalifica le dai a Manolas. No, no, no. Una ci sono stati gli arbitri stranieri. Cosa, il giudice sportivo, vedendo che i rigori non ci sono, devono togliere immediatamente i tre punti alla Juve. Ti do un abbraccio perché parli... Perché se funziona così... Parli come il Vangelo, perfetto, grande. Un abbraccio Francesco e fortissimamente Roma che ti rimbomba. Per tutta casa a grazie. Te te faccio il mar da testa per tutta casa te devi ripassare la registrazione è peggio viene più elevata allora che stavi a dire tanto sto a dire che sta qui come calciatore e sì. Non via come de punta perché lui mi ha detto dopo è va, un che me lo rafforzi a parte che c'è una punta là non so come segnare come c'è la punta queste sono tutte la punta scusate ma scusa ma c'ho questo qua che è una punta terribile la punta sta a lavorare ma te ne viene male quello lì no ma quello non gioca proprio cioè quando fa giocare che gli hai fatto scusa adesso dica mister Leonardi mister io sono un giocatore là dietro che fa un quarto del giro di campo un quarto non mezzo e si regge in fianco a 15 l'ho fatta la quarta fascia no, allora scusa, intanto che chiacchieri con Lamberto, mandiamo la quarta fase. No, prima rispondi, se no sono rincoglionito io. No, no, io. No, no, devi rispondere, di. Allora, senz'altro sì. La cosa scandalosa è sì. Che tu gli dai una punizione a un arbitro ah, no, che ha fatto sì. Quello schifo. Io lo damo. Non so quanto è sospeso. Ma fino a un mese. Vabbè, lascia perdere. Quindi che cosa hai detto tu? Niente. Hai detto che niente. Ha fatto degli errori clamorosi e non può arbitrare. Sono non può fare il suo lavoro. Sì. Fino a fine ottobre allora tu con una giornata devi intervenire. Non me lo interrompe, cazzarola. Devi intervenire pure sul risultato, no? Quindi c'ha ragione lui. Anche ma sui soldi. Allora, anche se sui tu soldi. Dici questo, sono cioè, due società, tra l'altro quotate in borsa. Sto argomento non l'abbiamo sollevato, ma sì, l'hanno esatto. Sollevato subito sì. Con quella buffonata di fare interrogazioni in Parlamento. Beh, un'altra buffonata. Però il tema è vero. Cioè, sono d'accordo. Non è che per finire sui giornali devi fare la cosa ma in Parlamento. Sì, ho capito, però lì. Con tutti i problemi che ci stanno. Allora, se Ebola, quello gli dai i soldi delle scommesse, quello fa l'interpretazione. Gli dai i soldi delle scommesse, ma i soldi che perde una società quotata in borsa, no, dice nessuno. Chi glieli ridà? No, questo credo che gli dà nessuno. Solo ce devono dare lo scudetto, la... guarda, ce lo devono portare a casa. E noi diciamo, non vogliamo. No, noi soviamo. Soviamo. Questi se diano tutti. Non lo conosco più, non era così. È diventato no, mica, così mica ce lo regalano, ce lo pigliamo. No, no, ma tutto lo strappiamo. Ce lo pigliamo. Io sono d'accordo con e te, non che non lo posso per dire. Però basta che fotografi te. Che è per dirlo così? No, io sono la merce. Sono la hai capito come, la to- mia, tai. Come vado? Fai. Andiamo, che qua. Oh, tieni la testa zitta, Paola. Te lo dico più, Che vuoi che gli dico tuo marito? Dai, E da me parla sempre sopra. Sì.
seppur che con un altro. Vabbè, andiamo a pubblicità, va. Mi raccomando, Acqua World, progetti e costruzioni. Mi raccomando. Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81, prodotti ufficiali AS Roma. Gadget, personalizzazione magliette, abbigliamento, rarità, nonché punto di ritrovo per la tifoseria giallorossa. Tutto della Roma dalla A alla Z. Spedizioni in tutta Italia e all'estero. Ricordate, se amate la Roma, non potete mancare da Punto Roma, con la Roma nel cuore. Via Angelo Emo 81. Marco vi aspetta. Telefono 06 39 74 16 79. Tremate, le streghe sono tornate. Il ristorante Pizzeria Le Streghe vi aspetta tutte le sere con carni argentine, danesi, bisonte americana e manzetto prussiano. Una cucina ricercata con sapori tradizionali, dai primi alle pizze, ai contorni e ai dolci. Giardino esterno e saletta privata. Ristorante Pizzeria Le Streghe, in via Tuscolana 643. Telefono 06 76 74 777. Progetti e costruzioni Impresa Edile. Esegue riparazioni impianto elettrico, idraulico, termico, fognature, opere in alluminio, di pittura, murarie, cemento armato, scavi e spostamento terra. Alcuni esempi, ristrutturazione del bagno completo a solo 4.300 euro. Restauro completo di tutto il tuo appartamento per soli 19.000 euro. Inoltre, per spese superiori a 5.000 euro, un ulteriore sconto di 500 euro. Rivolgetevi con fiducia a Progetti e Costruzioni. Conviene. Cerchi un'auto d'occasione? Pippo Auto, via Ardeatina 777. Un vasto parco macchine per scegliere l'auto che cercavi, dalla piccola utilitaria a quella più lussuosa. Pippo Auto, i suoi esperti sapranno consigliarti l'auto più adatta alle tue esigenze. E già perché la tua nuova auto si trova da Pippo Auto. Allora, rientriamo. Dovete prendere l'acqua, aspettate che arriva Acqua World qui la prossima settimana. Dove comprai mai? Andate a Via Angelo Emo 81. Devi riparare a casa, vai da Progetti e Costruzioni. Devi fare il trasloco, vai da Grigo. Occhiali? Vai, fammi arrivare. Devi comprare occhiali, vai da Roberto. E scegli la Appia 495. Se vuoi mangia bene. Con uno che ti fa un sorriso così, no, anche ai due di notte, devi andare alle streghe di Alberto De Feo. È il numero uno. Se vai a rubare, vai a Torino. Te danno gli indirizzi, li da lui. Voglio andare a macchina. Quando a macchina la Pippo Auto, 777, arriva avanti e c'è più nessuno. Vabbè, se vuoi prendere fotografie, vai da Gino Mancini. E se voglio fumare? Se vuoi fumare, ti aspetti che finisce la trasmissione. Allora, mi è stata rovinata la trasmissione. Anni e anni buttati così, vabbè. C'è solo la S Roma, io me la godo. Se voi non lo fate con me, non avete capito. Allora, ricominciamo. Ciao, Tonino. Lo stai a guardare, Tonino? Te lo stai a guardare, bello. Non ce l'ho con te. Questo è furbo come una volpe. È una volpe travestita. Tutto a posto, ragazzi? C'è marda a destra? Tutto, meno male. Ma come mai stanno tutti avanti girati a destra? E quello mi stavo chiedendo pure io. Ah, ma gli occhietti non c'entra niente, come fai la tua faccia come di? Manco Isabella. No, metto i puntini sulla I. No, anche perché c'è tuo marito, insomma, armadio, tocca ammazzarlo col fucile a carne mousse, se no come fai? Allora, cominciamo. Ancora due telefonate, se ci arrivano le prendiamo, se no ame ci finiamo per conto nostro. Tu stavi dicendo, allora quello lì lasciamo perdere, sto, torniamo a noi per quello che riguarda della nazionale, te frega niente, non ne parliamo, non te frega niente. Ma gioco con la GBA, già c'è due partite, sono ridicolo. Se ci preoccupiamo, il servizio che gli ha visto ieri? Conte, ma com'è che non c'è sta l'annata 2010-2011? Perché lei ha fatto il bagheggio
Come no? È stato così. Beh, guarda, devo dire che Filippo Roma non si batte, non si battono proprio con l'idea ieri. Visto delle cose. È diventato rosso come un palloncino, Conte. Anche i capelli andavano per conto loro, perché poi che aveva la rabbia. Il gatto. No, ce lo racconta un altro che non si vergogna di niente. No, no, perché invece a Bonucci. A ritacca? Sì, però no, non succederà mai. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Alberto. Ciao Alberto, ti stai arrabbiando? No, non mi sto arrabbiando. Stai sono bene? Tranquillo, sì. Sei sempre da Roma, Alberto? Sempre. Alberto, sei sempre da Roma? Sempre, sempre. E resto? Lo lasciamo i posteri. Vai tranquillo, allora di Adua. Senti, niente, devo dire questo, della partita di domenica, no? Sì. A prescindere perché non ce l'hanno fatto. Così che qua. Vabbè, comunque ci abbiamo 8 passo. Minuti. Tu che devi. Mi dite non chi era detto dacci tua? Cosa? Oh, ma che pure il pubblico fuori dice. No. Ecco, vabbè. No, no, veramente, mi hanno massacrata la trasmissione. E non è ancora. E non è ancora finito. E non è ancora arrivato lui, poi che tu dica fa. E andiamo, sentiamo, pronto. Antonio, buonasera, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Buonasera, ben trovato. Ma hai fatto di male un'altra volta a farmi di quella porcheria. Vabbè, che devo fare? Volevo sigillare tutto, ma c'è Romita che purtroppo ha grande peso in questa televisione e ha chiesto, gli hanno mandato le immagini. Io non le volevo mandare. Poi si è unito pure Ripepi, pure io vorrei un pezzetto. Che devo fare? Di il nome tuo a Ripepi che non ti ha riconosciuto. Buonasera, sono Achille. E caro Achille, come va il tallone? Il tallone va bene. Glielo sfrugugliano sempre sto tallone. Achille, tutto il resto va bene, no? E sei fiducioso perché lo. Devi essere veloce perché c'è il cantante e mi sta a innervosire. Stai calmo. Ho letto qua sempre. Ai. Buonasera Antonio. Buonasera di cuore. Ti voglio bene, Achille. Vieni a trovare quando stai meglio. Porta pure quegli amuleti che ci avevi tu, che vanno bene. No, io non ce l'ho più quegli amuleti. Ah no? Ecco, vedi. Non mi piacciono. Non gli piacciono quegli amuleti, capito? No, era per far contento Danilo D'Alessandro. L'ha detto di no. Non te devi preoccupare. Lo volevi, non c'è più. Non te lo porta. Achille, ti aspetto qui, magari giovedì prossimo. Coettore. Fortissimamente Roma, Achille! Forza, volentieri. Ciao. Ti aspetto. Ciao, Achille. Allora. Buonanotte. Guarda, non mi fa sta cosa. Ma gioco. Sì, lo so che ci abbiamo ancora. Scusa, leggi il tuo messaggio. Scusa. Vai, Eleonora. Fortissimamente Roma. Grande Antonio. Perché ci sto a pensare io? Ma che ci sto a pensare? Vai. Complimenti per la nuova arrivata. Hai fiuto per quanto riguarda la bellezza femminile. Graziosa Isabella. Alessandro. E se c'è acqua al testicolo, che cosa biondo. Ben arrivata, Isabella. Ancora uno, Eleonora. Ora pensiamo al Chievo e riprendiamo il nostro cammino. Il campionato è ancora tutto da giocare. Franco da Nettuno. Franco da Nettuno, giallo-rosso. È mio, se sono venuti pure questo. Salutaci Bruno. Salutaci Bruno. Stai qui, che te saluti da solo. No, vabbè. È Bruno Conti. Chi è? Bruno chi è Conti. Costui? Nettuno. Chi è costui? Io quel nome Conti non lo. Che ci servirebbe come il pane. Anche due pani per questo. Ancora uno che poi vieni qui in mezzo a noi. Mo te faccio. Stai calmo, non mi fa il piedino, ho capito. Ma cosa vogliamo aspettarci da una società che detiene ancora in bacheca una Coppa Campioni sporca di sangue e avuta con un rigore inesistente, vergognosi all'inverosimile. Lorenzo Danepi. Ci hanno fatto il giro. Devo dire una cosa. No. C'è stata una trasmissione di Minoli, che hanno riproposto Minoli. Di Minoli. Dillo bene, Minoli. Minoli, ho detto bene. Hai capito? Pinoli. No, Minoli, sì. Che intervistava. Dillo bene perché non capiscono. No, guarda, Minoli. È nervoso cosa. No, che intervistava Tardelli. Sì. Ha rifatto vedere le immagini dell'Eiser. Sì. E detto, mi vergogno e chiedo scusa. Perché hanno esultato come pazzi anche sotto la curva gli Juventini. Purtroppo è successo. Ma che hanno, con 39 morti loro. No, morti loro, cioè morti sì, Juventini. No, ma infatti, no. Tante cose non si capiscono, perché, ripeto, è finita la trasmissione. Io ancora ricordo con molta tristezza e disperazione De Falchi, e non è andato a fare da nessuna parte. E la mamma di De Falchi non ha mai parlato, la mamma di Spagnolo non ha mai parlato, la mamma di Gabbo non ha mai parlato.
questa che vuole, perché la te la ma dico perché tutta. Adesso? Perché no, ti no, sprigioni te la, adesso? No, te la dico adesso, due perché quel ragazzo, con tutta per carità, ma sua, non era uno stinco di santo come lo voglio far passare, eh. Attenzione. Ma, no, se no che stava a palli, so, no, vabbè, diciamo, già, guarda che qui l'abbiamo detto, beh, quando tutti facevano pippa. No, voglio dire, no. È troppo breve per sì, fare una battuta. Lo ripetiamo la prossima settimana. Qui ne abbiamo parlato, prendendo le distanze dai cialtroni, non più tardi di 4 settimane fa, perché sicuramente i cialtroni tanti, tutti quelli che hanno fatto pippa, io credo che andava in qualche maniera De Santis dargli l'attenuante che magari è stato circondato da qualcuno, sembrava che era un scemo che era sceso con la mitragliatrice all'impazzata. Devo chiudere, devo chiudere, vieni qua Eleonora. Allora, un saluto, perdonami, intanto la prossima settimana. Gino Mancini, buonasera. Questo starà qua a rompere le scale tutti i giovedì. Mai. Gino Mancini, il fotografo numero Danilo D'Alessandro e la sua squadra Rocca di Papa. Li voglio presto, anche loro due. Bruno Ripetti, sì. Lamberto Leonardi, morivo. Stefano Romita, voi gente fantastica. Fiorella, la mia Fiorella. Francesca e Isabella, amore mio, ci scoprono a me e a te. Cioè, poi c'è anche il cantante, sì. No, stavo... Sì, via. No, ti prego, veloce. È una certa ora, dico. Sì, Totalo, ti prego, non mi sfuma Piero. Mamma, hai buttato la pasta? Butta pure la carne che vengo. È andata! Andiamo, bello, che canti? Roma è sempre Roma. Fortissimamente Roma, gente. A giovedì saremo qui, giovedì prossimo. Ciao. Invece sbatte il sole, dove la gente è vera, lo devi da sapere, è una città che vive l'eterna più bella, il tempio dell'amore, della cristianità. Scherziamo, Roma è sempre Roma, Roma è una passione, Roma è la carezza della madre che non te lascia mai. Fammela cantare, vietela senti sta serenata. Non scherziamo, Roma è sempre Roma e nulla puoi cambiare. Estás